Quello serviva il muro del metallo. E a proposito di re del metallo, quello che state ascoltando è Fambo! E stavamo parlando di chi è il re del metallo, perché se non avete ancora letto il bellissimo articolo di Simone sul sito di Fumble GDR sulle statistiche di Fumble, andate a farlo, perché ne sta arrivando un altro su chi è il re del metallo. È in elaborazione, ci vorrà del tempo, avete tempo di fare anche i calcoli sulle statistiche, capire quanto effettivamente io sia dotato di culo e sfiga allo stesso... È bellissimo! Sono esattamente il neutrale puro dei dadi, ho sia tantissima fortuna che tantissima sfortuna. Vabbè, va così, anche questa volta si fa critico domani. E quello che state ascoltando è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. In particolare è il primo podcast che gioca ai Koboldi dal vivo in Italia. Forse vero? Anche l'unico. E io credo, secondo me, c'è un motivo. Però, è possibile che ci sia un però motivo. Però grazie, Volo, Guide to Monster... Che così almeno possiamo... Bisogna essere capaci a fare i coboldi! Mica lo possono fare tutti! Non è mica come fare i nani e gli elfi! Se ci ascoltate assiduamente, sapete che oltre a Fumble GDR, sul nostro sito trovate anche Epoca, che è il podcast nuovo che vi possiamo presentare di giochi di ruolo dal vivo, che sono per certi versi più seri, per certi versi meno seri di noi. Cioè sono come te con i dadi? Esatto, neutri? Esatto. Però in certi versi sono molto più seri di noi, in certi versi molto meno seri di noi. C'è SideQuest, che è il nostro spin-off ufficiale. C'è Com'è quel gioco, che è il podcast di giochi da tavolo. E ci sono quelle 20 puntate di Continue, che no, non continuerà mai più. Continue? Nonostante si chiama Continue, ho schiacciato A senza mettere i gettoni finché non ho finito il timer. Come si chiamava quel gioco? Era Shadow Warriors, quello che c'era la lama che scendeva 3, 2, 1 nel continuo. Non mi ricordo se era Shadow Warriors con ninja, quello blu e quello rosso. Mi ricordo sicuramente Final Fight con la dinamite e la miccia che si consumava. Vero, e Edgar che continuava. Diciamo anche iconico questo. Vero, quello che Street Fighter. Di fianco ti facevano vedere violenze sulle bestie, violenze sulle donne, su tutto. C'era Chun-Li, poveraccia, che era tumescente con tutti i lividi che c'aveva quando andava il continuo e tutti quanti. Tu pensa, voleva fare una faccia piena di botte e sangue quando avevi 16 anni. Erano cruente, erano cruente, cioè erano... Avevano del coraggio. Erano quelle proprio a bozzi. Credo di avere le figurine di quelle, mm-hmm, di quelle scene lì. E comunque, abbiamo... Fumble. Sì. Lo trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove potete anche diventare soci e trovate i link per andare su iTunes e lasciare delle recensioni e delle votazioni. Basta. Ho detto tutto quello che dovevo dire. Ah. Sabato prossimo potete anche venire a giocare a Clotos. Ah, vero, alla Nidcon. Nidcon. Non mi ricordavo. Nidsas. Hai detto Nid e mancano tre lettere. È la parte difficile. Alla Nidcon, che sarà ovviamente a Sesto San Giovanni alla UESMA, e vi farò giocare a Clotos o a Gattai o chiacchierare amabilmente. Potete anche giocare a Briscola se portate le carte, credo. Sì, perché io non avrò le carte di Briscola. Molto probabilmente. Giocate di ruolo a Briscola. Se volete giocare al Mazzo delle Meraviglie, però forse ce le hai, quindi lo vediamo. Comunque, iniziamo a giocare, direi, a questo punto. Ricordiamo cosa è successo nell'ultima epica sessione. Storie che il Signore degli Anelli e anche diciamo anche Shannara prima di diventare una cosa orribile si sognano momenti di epicità talmente grandi in cui i nostri eroi, la razza superiore, i nostri koboldi sono stati chiamati dal generale dell'esercito imperiale Spaccaginocchia. Perché? Perché degli elfi, creature tipicamente associate con i demoni, abbiette, si sono infiltrate nella capitale. Aspetta, chi era? Nella grande capitale, la sacra, la stupenda, la meraviglia del mondo, Krubalia. Cosa hanno fatto? Sono stati chiamati perché uno di questi elfi è stato catturato e potevano estorcergli delle informazioni volendo. Un altro era morto e li hanno avvisati che c'era questo problema di indagare. Cosa avete scoperto? Ditemelo voi. Abbiamo scoperto che Sir Calibur ha un grande genio nell'orientarsi pur non sapendolo. Già, okay.
che i coboldi come sempre dominano il mondo senza saperlo e che gli elfi demoniaci ci vogliono in qualche modo o per qualche scopo non ben chiaro portare in questa caverna da qualche parte nel deserto. Qualche parte nel deserto oltre gli eserciti umani demoniaci. Un elfo ha cercato di convincervi ad andare con lui, avete preso la gemma che era stata sequestrata quando erano stati catturati, sono usciti l'elfo come tutti gli elfi, ha iniziato a evocare dei demoni per catturarvi, li avete uccisi tutti. Almeno ci ha provato. Quasi tutti, qualcuno è scappato. Avete spappolato l'elfo, se non sbaglio? Sì, sì, assolutamente. Preso le sue ricche perché potrebbe essere una fonte di cafferano. Ok, ognuno fa quel che può. E non c'è più il cafferano. E Sir Calibur in sella al suo fido capitano. 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 È il nome e cognome. Ah, ok. Ah, devo mettere lo spazio è allora, capitano. Scusa. Capitano. T apostrofo. No, capitano. Sir Calibur in sella al suo fido capitano e Krukatog, Undonal e Scat si sono diretti verso sud per andare nel deserto, l'hanno raggiunto e hanno visto che nel deserto sembra ci siano accampate migliaia e migliaia di umani, nani, halfling, elfi, tutte cose brutte che di solito distruggono già villaggi, stuprano donne, picchiano bambini e stuprano i tetti. E danno fuoco, danno il fuoco ai bambini perché tanto le istruzioni sono poco chiare. Vabbè, quindi a volte stuprano i tetti, danno fuoco ai bambini e violentano i campi. In quest'ordine, sì, ok. È importante l'ordine, è importantissimo. Quando dicevo che a epoca sono meno cazzoni di noi, intendevo tipo in questo caso. Cioè, e tra l'altro, però, la cosa bella è che alla Kill la Kill, dove cercano di giustificare la nudità con della trama, c'è un perché. Ma non lo metto in dubbio. Di tutto questo, ma lo scoprirete probabilmente nella caverna. Se mai ci arriviamo. Se c'è, mai ci arriverete. Beh, abbiamo un modo. Siete alle pendici di queste grandi dune che dividono questo enorme deserto e chiunque si avvicini, si addentri in questo deserto muore dopo pochi giorni. È molto inospitale, ma a quanto pare al momento ci sono accampamenti interi di nemici. E voi non avete idea chiara di dove sia questa caverna, avete solo la gemma che ogni tanto continua a sussurrare un coboldo allo stato grezzo. Ma basta buttarla per terra e guardare da che parte è il muschio. L'ultima volta ha funzionato. L'ultima volta ha funzionato. Quindi, nel caso ci fossero dei dubbi, abbiamo una strada da seguire. Andiamo di là. E diciamo che non era proprio un muschio, ma... Energia magica nella... Cos'era? Meteorite, quella pietra. Sì, una pietra. Sì, se uno ci mette. Ah, la freccia gli dica del potere cazzo di là. Io l'avevo detto. Quindi segue il muschio, chiaramente. Non c'è bisogno di spiegare incantesimi per conoscere la direzione. Avevi dei fottuti 360 ma gradi per decidere. Riprendiamo la nostra avventura dopo avete fatto campo per la sera. Sì. È mattino, se vi siete tenuti un po' lontani, diciamo al limitare tra il deserto e la prateria, e dovete decidere cosa fare. Per quello che sapete, potrebbe essere in mezzo al campo, come potrebbe essere parecchio lontano e potete aggirarlo con semplicità. Per prima cosa, Sir Calibur prende dallo zaino di Undonal, che è stato da lui svuotato prima di partire, il cibo per capitano, che mangia molto. E io non avevo voglia di portarlo, quindi lo sta trasportando lui. Fai una prova di animal handling. PS, avevo già consumato metà delle risorse perché il capitano era stato più furbo di noi. 2. No, scusa. 1. Come l'hai addestrato tu, capitano? Non l'ho addestrato. No, ok, ma come hai cercato? Come hai cercato di addestrarlo? Fiero e orgoglioso o più animale o alla cavallo di film Disney? No, sei presente Ambrogio? Ok. Ecco, come Ambrogio. Per cui è in realtà lui che decide dove andare. Esattamente. Rifiuta il cibo, probabilmente da quello che ne sai, tu che lo conosci perfettamente, è sazio. Tu cancellati tutto il cibo che lui ti no, donerà. No, non c'è Gianni, quindi ne approfitto. Esatto. Il cibo perché... Nel corso della giornata, capitano divorerà tutto direttamente dal suo zaino perché gli piace un po' più per rubare la gente.
Crubare la gente, perché è l'istinto. In questo mondo l'istinto è quello. E siete lì. Il fuoco si sta spegnendo. Io ci metto Lauda un po' ad alzarmi perché devo aggiustarmi le giunture. Sentite il rumore di ossa che scricchiolano. Scat! Sto scattando! Un attimo. Se fai ancora un po' più di rumore, ci sentono anche gli umani là in fondo. Aspetta, ti posso liare con il lardo del gatto! Lo scaldo un attimo! Non si spreca così il lardo del gatto! No, ma poi lo lecco! E poi si lecca la giuntura e smette di fare rumore! Sì, però facciamo anche no! Poi puzza! Vabbè, ma è più buono! Sì, no, da oliare, sai da mai, leccare! Ecco! Poi dopo lecchi tu, no, no! Preparatevi, dobbiamo andare! State sempre a perdere tempo, non è possibile questa cosa! Sì, sì! Siete coboldi o siete elfi? Oh, elfo! Ma mi hanno rubato il cibo! Ma io voglio... Durante la notte qualche elfo! Sarà stato un halfling! O un gnomo! Un halfling! Sì, sono noti per essere dei ladri! Un halfling? C'è stato un halfling? Ah, il mio gatto c'è! Nella tunica! Quindi? Sei pronto? Sì, sir! No, sì, sir! Devo prendere la frusta di Undorale e sfrustarvi tutti per farvi partire? Ma da che parte andiamo? Beh, di là no? Stavamo andando da quella parte! Ok! Sei uno spadino più lungo che col pugnale il gatto, mi sto bruciando un po' la mano! No, è il momento di andare! Una scaldatina! La scaldi mentre vai! Va bene! Prendi una torcia e lo tieni su così, no? Cazzo. Mentre trovate un modo per tenere riscaldato il gatto durante il viaggio, vi dirigete, volete provare a dirigervi verso la stessa direzione che indicava la pietra quando l'avete vista il giorno prima. Fate una prova di sopravvivenza. E per questo userò i dadi nuovi che mi hai regalato per... Quelli che non si legge niente, così puoi imparare. Che strano che Claudio usi i dadi di cui non si legge. Cazzo. Niente, stasera faccio solo due col dado, non importa che dado usi. 17. Per cui sopravvivenza ho fatto uno. Per lui. 20. Oh, meno male che ha detto anche per lui, eh. Si basa di due. Tu e Undonal siete i primi che vi fermate un secondo e vi accorgete che Sir Calibur sta tornando da dove state venendo. Tu ci metti un attimo, fai due calcoli. Sì, sta tornando da dove state venendo. Anche perché non sta neanche andando nella direzione che vuole andare lui. No, è capitano che sta andando dove vuole. Decide. È capitano. È chiaro. Sir. Sì, Scat, lo so. Cosa sai? Non state venendo con me. Perché non state seguendo capitano? Perché lo saprà meglio lui. Dobbiamo no, andare di là. Di lì si mangia perché ci sono gli umani. Ma capitano, non mangia gli umani. Te un umano. Ci sono i gatti. Non è che il topo gigante se ne sta andando perché gli umani puzzano? Ma forse è possibile anche quello. Quindi però vuol dire che si sta allontanando. Potresti aver ragione. E vediamo cosa fa. Fa tipo... se c'è qualcosa che puzza o... No, sta camminando molto lentamente come sempre. E siccome cammina molto tondo, io non l'ho tolto il cazzo. Fuoco, e quando è spaventato? Ah, wow. Adesso è spaventato. Ma non vorrei... A meno che altri quattro coboldi sono passati di qui con un capitano. Stai camminando sulle stesse impronte di ieri. Beh, perché così non lascio tracce, no? Sì, ma tu... Ma non vai neanche avanti! Ma non sto lasciando tracce, gli umani non ci potranno mai trovare così. E ha senso! Ha senso! C'è qualcosa che non mi torna, ma ha senso! Comunque, vabbè... Capitano, inizia a tirarlo per le orecchie brutalmente. Si gira tranquillamente, stava andando proprio a caso. Non ha paura degli umani. Ma dimmi, l'addestramento di capitano? No, sono creature maestose, non possono essere domate. Ne ha maestrate. Loro sono molto più sagge di noi. Prendo scatto da una parte. Chi ha domato chi? Sono creature leggendarie, capibara. Si dice addirittura che siano in grado di trovare da soli le terme più vicine. Pensa.
Sì, ma stiamo andando alle terme, noi. No, ma sono animali leggendari lo stesso. Se fa vedere, c'è delle terme nelle vicinanze. Vabbè, comunque era di là, no? Sì, infatti. Riuscite a dirigervi verso la direzione che pensate sia quella giusta, voi siete abbastanza sicuri. Una mezza giornata, tenendovi lievemente lontani, vedete che non c'è bisogno di avvicinarsi troppo perché l'accampamento si sta tenendo un po' più verso ovest rispetto a voi che state andando verso est. E ogni tanto vedete qualche pattuglia in ricognizione. Cosa volete fare? Vi tenete lontani? Dai, no, in faccia, siete coboldi, potreste fare quello che volete. Io sarei per tenerci lontani e ne approfitterei nel momento di nasconderci per dare un po' di magia alla pietra per vedere se la freccia è cambiata. Tanto ho capito che basta poca magia. Vedi che state andando nella stessa direzione, forse dovreste deviare un pelino di più verso sud proprio per essere dritti, però siete nella direzione giusta un buon 80%. Ok. Ti rendi anche conto che la freccia è diventata lievemente più grande rispetto a come era prima. E quando la attivi senti di nuovo quel sussurro. Cobolto allo stato grezzo. Sì, sì, ho capito. Ancora sta parlando. Chi? La pietra. Perché parla? Sì. Sì. Ma dai, l'hai sentita anche te, non dire cavolate. Ho un ricordo. Adesso lo ricordi. Quanto avete di percezione passiva? 12. Che 10 più la vostra percezione. Negativa. No, 9. 9, 12. Aiuto, dov'è? Basso. È scritto qua sotto. Eccola, 12. Sentite qualcosa strusciare sulla sabbia di fianco a voi e tempo che vi girate ci sono 5 gnomi. Lo stavo per urlare. Coperti con delle specie di quasi pellicce, in realtà sono dei teli coperti di sabbia e del colore della sabbia, e vi rendete conto che sono usciti da terra nascosti, erano proprio lì dove vi siete fermati un secondo a parlare, che vi guardano. Voi sapete, fate una prova di conoscenze storia, vedete che all'inizio non sembrano aggressivi ma vi stanno circondando e tenendo d'occhio. Un grasso 7. Un bel 13. È meglio di un 7. Tu? Io invece faccio 12. Voi due sapete che gli gnomi, a differenza degli halfling, gli umani e gli elfi, non sono puramente malvagi. Sono più selvaggi, si tengono in disparte e sono molto 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 stupidi. Ma non sono cattivi, probabilmente siete finiti nel loro territorio. Quindi stanno solo difendendo. Infatti vedete che hanno fuori questi pugnali che sembrano fatti d'osso, abbastanza contorti, vi guardano tutti barbe, baffi, incattiviti. Però non si sembrano gatti idrofobi! Sono quelli che hanno rubato il cibo di capitano! Però no, hanno rubato il cibo di Udonal! Ah, di Udonal! Hanno rubato il mio cibo! Guarda male uno, vediamo che fa un passo avanti minacciando col pugnale. E quando minacciano capitano continua a masticare quello che abbiamo. No, sta minacciando Udonal. Ah, ok. Sì, capitano continua. No, Udonal che gli ha detto che ha rubato il cibo. Udonal! E io mi metto davanti a Udonal, ma muovendomi un po' come ero incoglionito, quindi mi piazzo esattamente di fronte, schivando il pugnale. No, casa tua! Tieni, sta buona! Casa miastra! Gnostra? Gnostra! Gnostra, sono gnomi, dicono gnom con tutto. Giusto! Come le cappa per noi. Beh, non è che le metto proprio in tutte le parole. Sì, io ci in tutto ignotosi! C'è una cappa muta all'inizio. Ah, tutti. Giusto. È ovvio. Ignotruso! Ignotruso. E ti punta il coltello, vedi che arriva veramente a 2 cm da tua faccia. No, non ti dà la coltellata. No, non vogliamo coprire il pugnale, grazie. Io scendo da capitano, con tutta la grazia di cui è disponibile Sir Calibur. Cioè pochissima, rotolo per terra. Tu rialzi abbastanza. Mi avvicino. Un po' di sabbia che ti. E un lieve livido sullo zigomo, ma sei riuscito a passare. Mi avvicino a Scat e allo gnomo che gli sta puntando la lama addosso. E abbasso con le dita la lama dello gnomo. Non abbassarla troppo! Fa una prova di persuasione. Su questo potrei farcela. 17. Vedi che fa abbassare la lama e ti guarda incuriosito, però non sembra minaccioso. Gnotrosi!
Ora! Ascolta bene! Vedi gli altri che sono in ditta, ti guardano. Noi! Niente. Io non sono un gnomo. Noi! Passiamo? No, gnomo, tu stupido! No, stupido è una parola onorevole che ancora non può, si può. No, non si può ancora attaccare a Scat, poverino. Perché parli di uno dei miei eroi? Comunque, noi adesso passiamo e voi andate. Altrimenti vi facciamo una bua grossa con questa e prendo la... No! Una gnua grossa così! E potete contare, vedi che anche gli altri si agitano. Paga! Paga! A un coboldo? Gnoboldo! Coboldo! Ora! Lucertola! Sì! Gira! Paga! No, aspetta! Noi non facciamo quella cosa con la lingua. Io sì. Posso. E gli altri quattro che si avvicinano, sempre puntando i pugnali addosso. Ricordiamo che... Meno male che le devo riascoltare tutte. La mia tentazione è la lussuria, quindi io le faccio quelle cose con la lingua. No, eccola. Non con un ognomo, probabilmente. Minor Illusion. No. Minor Illusion. Mi gonfio le fiamme che mi vengono fuori quando uso la magia. Mi faccio anche gli occhi fiammanti, sbuffo dalle narici e gli faccio intimidire. Sì, prima mi fai una prova di Sleight of Hand per lanciare l'incantesimo senza farti vedere. Ok. L'abilità di mano. Ma a me non mi interessa, mi possono vedere, voglio solo farti vedere. No, ma ti... Lo potrebbero interrompere. Già. No. Vedi che ti guardano negli occhi mentre cerchi di attirare un secondo loro attenzione, mentre con la mano fai. Voi vedete chiarissimo che in realtà c'ha solo i gomiti appoggiati al torso, ma con le mani sto ancora facendo, agitandole tipo Aldo Giovanni e Giacomo quando... E sta lanciando, però lo gnomo sembra, pensa che stia gesticolando, quindi non se ne accorge perché ho fatto due. Mamma. Ah, vedi il momento in cui ti infiammi? Sì, praticamente. Fai una prova di intimidire col vantaggio. Mi infiammo di mio, in più mi faccio... Io speravo che tu facessi come il Dilophosaurus che tiravi sì, fuori. No, faccio come Ade. Vai, vantaggio. 8. 6. 14. Vedi, fanno un salto indietro facendo... Fuoco! E in un istante... Fanno una specie di saltello sul posto, si girano molto agilmente di testa e spariscono sotto la sabbia. Oh! Bravo! Ma erano gnomi? Non mi interessa, sì. Mi rompevano le palle! Non sono bruchi? Beh, non è che ci sia molta differenza tra un insetto e un gnomo. Dillo un draconico, Catechi! C'è la cappa! Dopo qualche secondo vedi qualcosa che esce dal terreno e un getto d'acqua ti arriva in faccia e poi risparisce sotto la sabbia. No, sono le... Che schifo, mi è venuto addosso! Io stavo pensando ai molluschi che saltano nella sabbia, ma... Il mio metallo almeno era giustificato. No, mi era voluto. E sembra che non stia accadendo nient'altro. Non vedete la sabbia muoversi, rimanete con qualche secondo a guardarvi intorno, ma... Ma... Come fanno ad avere l'acqua e sputarsela addosso? Ma che ne so... Andiamo! È un problema! No! Siamo qui a studiare gli gnomi? Ah, andiamo! No! Andiamo! Agnomiamo! Andiamo! Eh? Andiamo con la cappa e basta! Candiamo! Candiamo! Seguite la tua direzione? Sì, comincio a camminarmi io. Voi lo seguite? Ma basta. Se sta andando così. Ma non ci segue. Sì, capitano, non fatto niente. Neanche cosa degli gnomi, ma sto fermo tutto il tempo. Cercando di rubare il cibo dallo zaino su al massimo quando era distratto, ma... Proseguite andando avanti e riuscite a evitare un paio di pattuglie, avete un altro paio di incontri entro sera spiacevoli con gli gnomi, ma a quanto pare si è sparsa la voce, ti tengono lontani, vi tengono solo d'occhio. E ogni tanto tu solo durante la notte ti svegli vedendo due gnomi che ti gettano un secchio d'acqua addosso e poi scappano via dentro la sabbia di nuovo. Basta! Sono geniali però. Brutti bastardi! Ti svegli di colpo. Cazzo, sì. Cazzo, vedi che spariscono nella sabbia, però passa la giornata. Mattina dopo, tu durante la sera hai rivisto sulla pietra cosa stava accadendo e hai visto che è quasi... La freccia adesso riempie quasi metà della pietra. Percepite tutti che più o meno... Tra un po' hai visto che è iniziato a quasi a girare su se stessa.
e quindi probabilmente siamo quasi arrivati. Siete quasi arrivati. Cioè, quando la freccia comincia a fare così, siamo. Sì. Sembra, sembra più che la freccia a lei, sembra tipo una lava lamp, no? Ah, ok. Quindi è abbastanza. E adesso si sta un po' ritirando verso il centro. Io non mi fiderei del fatto che noi tutti stiamo capendo sta cosa. Che no, lui la capisce, okay. No, anche voi il fatto che siete arrivati, perché Capitano lo sente. Okay. Io non lo so, però Capitano, Capitano lo sente, però non te lo dice. Tu lo senti nelle ossa. Il tempo sta cambiando. No, è tutta l'acqua che mi hanno tirato, gli fa umidità. Ed è questo. Il deserto, la famosa umidità del deserto. Eh no, i secchi d'acqua che gli tirano gli gnomi. Sì, sì, lo so, però... No, perché marcio, effettivamente il tempo sta cambiando. E quando la mattina coloro che non hanno fatto l'ultimo turno si sono svegliati, avete visto che è completamente coperto da nubi. Non è proprio normalissimo in questa parte del mondo. E potrebbe minacciare pioggia forte. Però siete coboldi. Dai, forse smettere di tirarti i secchi d'acqua. Oppure ne hanno di più perché piove. Potrebbe essere magia gnomica. Hanno fatto piovere. Sono sicuro. L'hanno fatto. Ce l'hanno con te. Sembra che potere sti gnomi. Non l'avrei mai detto. Sai, questi poteri così primitivi. Vabbè, ma è normale. Cioè, hanno paura del fuoco nel deserto, no? Perché può incendiare chissà cosa. No, perché magari è già successo. Questa è cenere, magari non è sabbia. Ma è così che nasce il deserto. Un drago spiana completamente con le fiamme e poi rimane solo questo. Sì, perché poi ha detto no, questa zona non è ben servita, e se ne va da un'altra parte. Ma l'avete studiata al corso di... di dragologia? Mm-hmm. Per diventare cavaliere? Vabbè, io all'accademia però. Come siete istruiti? Lo so. Non tutti sono intelligenti come me. No, è innegabile. Quindi proseguite nella direzione del... Si sta ignorando! ...della caverna. E quando ti rendi conto, tu soprattutto che stai facendo un po' da bussola, che dovreste essere molto vicini. Quanta intelligenza? 10. È il più intelligente del gruppo. Più intelligente del gruppo? Sì. Sì, è il più intelligente del gruppo. Allora fammi una prova di intelligenza prima che ti dico esattamente cosa. 8! O si è rotta o siete quasi arrivati. 50 e 50. E in ogni caso mi fermo. Allora che cos'è? Siete... No, capitano, fermati. Si sono fermati gli altri. Siete a metà di una... Non capisco se si è rotto. Di una duna. Quando ti sei fermato per controllare un attimo, vedi che si ferma, ti guarda e poi continua ad andare avanti salendo sulla duna, perché lui preferisce stare un po' in discesa. Vabbè, io scendo da capitano perché devo andare a vedere. Ha detto che una cosa si è rotta e gli strumenti da riparatore sono il simbolo della mia vita precedente e della mia religione. Quindi vado. L'intelligenza. Vado a riparare la pietra. Tre. Sei certo che il capitano che sta andando avanti da solo lo sta facendo per andare in ava scoperta? Beh, e poi tra pochi secondi torna indietro. Ero sicuro. Tanto sei anche ancora più sicuro ora. Quindi dammi qua, se si è rotta si sistema tutto. Guarda, prendo il martelletto. Ok, attento però. Sì, non ti preoccupare. Adesso la rompe. Però hai destrezza col vantaggio. No, e tu hai tool, le proficiency, no? Quindi fai una prova di tool. 13 più ci metto destrezza. Col vantaggio. Sì, destrezza 15, 17. Vedi che quella specie di come si chiama il magma della lava lamp, come posso chiamarlo? Lava. Vabbè, è una lava. C'era? C'era? Sì, dentro lava, c'era. Che si pensavo fosse veramente lava. Difatti io volevo morire prendendone un sacco e poi fare così col pollice mentre precipitavo nel magma, anche se quello era acciaio fuso. Comunque ti sembra che sia ferma, però nel momento in cui la colpisci col martelletto si distribuisce un po' e ti rendi conto che è quasi perfettamente al centro, che si è diffusa probabilmente al di là della duna, non oltre, perché comunque le dune sono a volte anche 100-200 metri di distanza. Non è rotta. No! Funziona perfettamente! Oh. È che in mano a un miscredente funziona peggio! Ma l'hai benedetta? Sì! Bravo! Potere di Krubal!
Era riparatore. Ma mi fido. Non posso contraddire il potere di Kruba. Il mio Dio. Beh, sarebbe stupido, è l'unico. Ma magari le puoi scegliere. Sarebbe fesso. Perché scusa, stupido vuol dire per altra cosa. Non credo che la parola saggio sia appropriata in questa casa. Ho sbagliato. Beh. E comunque, dove sta andando, capitano? Che è fermo sopra, cioè proprio sulla. Lì! Quindi, fermo. Che mastica, non si sa cosa ha preso dove. Tutto capitano, mastica saggezza! Però con le zampe davanti è un po' in discesa. Perché sta più comodo. Sta masticando, sta arenando. Sì, sta arenando. Aspetta che la gravità lo trascini. Lo trascini nella Lascia che il terreno cedevole, la gravità faccia il lavoro. Però non troppo veloce, quindi prima scava un po' sotto e me lo fa attrito. Perché è intelligente. Più di noi, tantissimo più di voi. Perché l'intelligenza nel fare il minimo lavoro. Seguiamola, capitano. Beh, abbiamo anche la bussola. Bussoliamo, capitano. Seguitemi! Facciamo una pausa, però. Quando siamo arrivati? Ma questo pietrone è difficile da portare su in salita. E mentre stai dicendo questo, trascinando il pietrone, riuscite a vedere oltre la duna. E tra le due, nella vallata, diciamo, nella conca, c'è niente. Deserto, ma tre tende abbastanza grosse. Non vedete persone in giro, però sembrano sporche di sabbia, ma abbastanza in buono stato. Chi arriva ultimo non ha la tenda. Inizio a correre giù. Cosa ha detto? Non lo so, ma tanto io non posso correre. Ma vai, gli do una pacca per vedere se fumerò. Se no devo fare una prova davvero, perché qui cosa ho preso un casino. Fai una prova di carisma. Di carisma? Lui. No. Lui. Ah! 20 in tutto. Mentre stai scendendo, scivolando giù, mentre anche il capitano invece proprio piano piano, tipo Bob, inizia a scendere. E ti fermi un istante, senti un qualcosa di molto brutto in quelle tende, senti un presagio, qualcosa che di rotto che non si può riparare. E i tuoi sensi paladino iniziano a tingling, cioè a sussultare. In quel momento che ti fermi, vedi uscire dall'altra parte della tenda, che da questo lato non la vedevate, un grosso cavallo nero. Sembra del fumo esce da per terra. Al posto degli zoccoli ci sono delle fiamme ardenti. Il cavallo è completamente nero, anche la criniera è completamente infuocata. Un ippogrifo. Chiaramente. Demoniaco. No, questa è Armenia. Armenia edizione. In Arte, come ippogrifi. Che passeggia davanti alla tenda, ne vedi un altro. Si avvicinano, si nitriscono delle fiamme in faccia e poi si riallontanano. E iniziano a girare intorno al campo. Che soavi creature! E mentre davo la pacca a lui per farlo scendere. E mentre fai anche lui questo... sta rotolando adesso. Ah, tu stai. No, io devo fare una prova perché c'ho il pietrone che lo tengo. Lui lo spinge. Ah, lo spirito, ok. Vai, fai un tiro salvezza sui riflessi. 10 riflessi, dove li ho? Qua, destrezza. Grazie. 12. Riesci a tenerti scivoli qualche metro in giù, poi il pietrone si pianta nella sabbia e ti cappotti dall'altra parte, tipo catapulta. Sembra che non si accorga niente, perché comunque la sabbia non è che fa tutto questo gran rumore. E in quel momento voi due che state scendendo vedete che oltre ai due cavalli, quello che sembra un umano e un elfo stanno parlando appena fuori dalla tenda. Nella nell'idea delle sconvolgimento delle razze, com'è che degli umani e degli elfi hanno degli incubi? Perché gli elfi hanno sono patti e sono proprio in simbiosi con i demoni. Ah, perché i demoni non sono cambiati, sono rimasti demoni. Sono rimasti demoni. No, perché nella mia... i demoni sono rimasti demoni. Voi non avete mai sentito parlare dei diavoli. Non esistono i diavoli. Ok, va bene. Ero convinto che anche i demoni e i diavoli si fossero invertiti con gli angeli e... No. Demoni. Ah. Beh, sono solo in quattro, noi siamo in cinque. Finalmente ingoiato della sala. Ok, sono abbastanza grossi quei suini. Beh, sì. Sono grossi e neri. Sì, anche alcuni umani dicono di essere grossi e neri. E già fa caldo.
Ma la bussola indica lì. Ma perché anche loro hanno una bussola? Beh, magari sì. Bastardi. E poi pensa, potrebbero essere gli uomini di Elfagor. Ah, quello che ci hai parlato. Sì. Ah, mi sta tanto sulle palle quello. Esatto, quindi forse è il momento giusto per liberarci dei suoi uomini. Ma se non li ammazzi, come nel... a casa loro, poi tornano? Se non li rimandi a casa loro, poi tornano? No, quello sono i nani. Ah, i nani. Sono solo i nani. Pensavo anche i demoni. Ah. Ma quello è un elfo, non è un demone. I cavalli sono demoni. Ah, ok, quindi picchiamo l'elfo. Ma non sì, è chiaro. Che posso disegno migliorato. Andiamo a picchiare l'elfo. Però io non vedo nessuna caverna qui. Anche questo è vero. Beh, sì. L'han coperta con le tende. Bastardi. O forse hanno spostato la sabbia e hanno coperto la caverna. Nel frattempo con la sabbia. Capitano è arrivato quasi a un terzo di distanza. La cosa perché stanno molto lentamente. Ogni tanto si ferma e vedete che fa. Invece di darsi colpo con le zampe fa. Spostandosi avanti come ti sposta con la sedia senza usare le mani. No, ma lui è con le braccine alzate. Sta usando la pancia come Bob. Eh sì, però adesso come si è incagliato. E sta scendendo per i fatti suoi. Dicevo, magari hanno spostato la sabbia da lì per fare spazio alle tende. E noi siamo sulla caverna che è stata coperta dalla sabbia che hanno spostato. E se questa invece che una valle fosse una caverna? E se fossimo già noi una caverna? Eh? Non lo so, sta non andare sulle cose religiose che poi non ci capisco niente. La sua pancia si è fatta caverna. È una certezza. È vero. Da mo'. Sai che ho mangiato un po' di gatto. Sai che non lo invitano più quando fanno il barbecue di gatto. Ci credo. Perché poi quelli che arrivano tardi non trovano più niente. Ho reso letterale il proverbio. Non tenere il gatto finché non ce l'hai nel sacco. Io non tenevo nello stomaco. Ah, un grande detto di Krubal. Che infatti appunto metteva un sacco di gatti nel sacco. Ah, e poi li portava via. Io seguivo il proverbio. Gatto, sacco, pancia, veste, top e tutto. Beh, lo stomaco è un po' un sacco. Vedete uno dei cavalli che sta guardando proprio direttamente verso di voi. Noi non stiamo facendo nulla. Per siete in mezzo a metà della duna. E sembra che gli altri non riescono a te. Vi ha notato, però sembra che vi stia fissando, non sta dando segnale di allarme o altro. Noi stiamo pian piano scendendo dalla duna perché vabbè che parliamo, ma lo smottamento della duna ci porta... No, eravate fermi al momento. Ok, no, perché anche perché ci possiamo capitano, aggrappare alla pietra, che è grossa e pesante. Che stiamo qui a parlare tutto il giorno? No, io vi ho già detto che... Io stavo cominciando... Io scavo! Mi ha detto che è qui sotto la caverna. Boh, ho detto che forse è qui sotto, oppure lo sanno loro. No, picchiamoli e tiriamogli fuori le informazioni che hanno. Oh, va bene. Carlo si inizia a avvicinare verso di voi. Vedi, sta venendo a darci le informazioni. Ha già percepito la paura che deve avere nei nostri confronti. Col cavallo ci parli tu. Certo. Sei tu quello esperto di bestie? Non ti preoccupare. Ci penserò io. Sono curioso. Vengo anch'io. Si avvicina la quindicina di metri. Agito la testa per smuovere questo un po' la piuma. Che enorme stallone nero, muscoloso as fuck. Quasi come il cane dei Griffin. Bau. Sotto steroidi. Mette le fiamme che ti vede e probabilmente ti sta considerando uno scoiattolo. Scoiattolo. E si sta avvicinando, quasi curioso, a una decina di metri. 9. Io 7. Sto fermo, impettito, con il petto in fuori e la coda in dentro. Si avvicina attorno a 3 metri. Abbassa solo un po' la testa. Poi si avvicina e ritorna un attimo indietro. Si avvicina, vuole vedere come reagisci. Ti arriva. Tanto gli passa di fianco, capitano. Sì. Lo degna un attimo dello sguardo, ma poi è più interessato sulla strana lucertola davanti a lui. E si avvicina a 1,5 metri da te. E io fratello. No! E vedi che la testa si avvicina. Queste enormi narici con le fiamme. Ti brucia lievemente un pezzo di sopracciglio. Non ho le sopracciglia perché sono un coboldo. Giusto. Ma comunque. Ti scalda una scaglia. La scaglia del sopraccigliare. Credo che voi siate nel posto dove dobbiamo andare noi. Quindi vorrei che ve ne andaste. Ti annusa la testa. Porgili un fazzoletto.
No, quello si fa con le dame. Ah, ma se starnutisce ti... ti scaldo un po'. Va. C'ha le squame, s'arrangia. Ci sarà un qualche gnomo pronto a lanciarci dei secchi d'acqua tanto. Oh, è vero. Sentite una voce provenire dalle tende. Quindi tu ti stai facendo annusare da questo cavallo infernale. Qualcuno di voi sa l'elfico? Assolutamente no. No. Abbiamo tutti meno intelligenza. È già stato che parliamo. Sentite una lingua incomprensibile che riconoscete però in parte come elfico. O forse Rutti, chi lo sa. Questa intelligenza. E il cavallo si gira un secondo e sentite dei passi sulla sabbia che si stanno avvicinando. Per il momento sta girando dall'altra parte della tenda e quindi non vi ha ancora visto. Credo che ci stia indicando di andare con lui. Ci porterà okay. Dove dobbiamo. E andiamo. Inizia a seguirlo. A chi? No, il cavallo ha girato la testa. No, no, il cavallo si è girato la testa. Ah, ha girato solo la testa. Richiamo, okay. E ti continua a guardare. E hai visto l'elfo che sta avevo girando la tenda per venire da che voi. Che anche il cavallo stava andando verso lui. Se il cavallo ha girato la testa per vedere. Sì, un istante. Sai, non parlerà una bestia, ti dà l'indicazione. Andiamo. Giusto. Andiamo a parlare con l'elfo e poi se non ci dice quello che vogliamo lo meniamo. Giusto, giusto. Inizia a scendere. Sì. Poi vedi il cavallo che ti segue un attimo. Curioso, come veramente un umano che vede uno scoiattolo che rimane fermo lì. Finché lo scoiattolo non salta alla ruota e non uccide. Però in confronto sei grosso veramente quanto uno un poco più dello zoccolo del cavallo. Si inizia a spostarsi, inizia ad scendere e mentre inizia ad scendere vedete la sabbia in questo piccolo accerchiamento di tende che più scendete più inizia a agitarsi, come se stesse bollendo quasi. Sentite cosa? Vedete un palo di una tenda che salta, il cavallo si gira e corre verso il campo mentre un altro cavallo, l'altro nightmare esce. Sembra ci sia un po' di subbuglio e più avvicinate vedete inizia a muoversi. Ha trovato le terme, capitano! Vedi capitano che arriva lì sotto. Sbatte contro la tenda. Sbatte praticamente contro la tenda dove sta iniziando a bollire, diciamo, questa sabbia sta iniziando a agitare. E poi vedi che si guarda intorno e poi fa 5-6 passi molto lenti indietro, fuori dall'area dove la sabbia sta muovendo. Forse non sono te. No, ci sta aspettando per entrare. Ma che è il tipico segno di capitano. Ah! Io continuo a scendere. Ovviamente okay. Se mi dici così mi fido. Lui anche. Vabbè, perché inizia ad scendere. Fate una prova di intuizione. Bei Goboldi. Sì. 2, 1, 4. 6, no, 1. 3. L'intuizione è su che... Insight. Saggio. Saggezza. 5. 16. È uscito Dungeons & Dragons in italiano, ma noi lo giochiamo in inglese per di darci un po' quel deceptive exchange. Tu e Undoral avete una pessima sensazione, come se ci fosse qualcosa di molto pesante sotto. E dalle vibrazioni che sta per sparare sopra, come un enorme geyser. Noi stiamo andando avanti, ma mentre stiamo andando avanti io mi avvicino a Undoral e gli faccio adesso di guardare i miei piedi e noi facciamo i piedi che camminano in avanti. Anche Undoral rimane fermo. Voi due andate avanti. Io arrivo fin dove c'è capitano. Magamago! No, ok, capitano è più indietro dalle sabbie. Ah, è tornato indietro quasi. Io rimando fino a dove c'era capitano. Ci sta aspettando. Mettetevi per di fianco. Mentre sentite un'altra voce che fa sempre in elfico, riuscite a capire qualcosa tipo la parola per coboldi? Tipo coboldi! Un nitrito, un ruggito, un urlo di un umano e in un istante dopo un geyser di sabbia largo circa 30 metri di raggio esplode verso l'alto mentre quella che sembra un'enorme testa di drago esce. Vedete un puntino rosso che viene sparato nel cielo, pezzi di cavallo e sangue che vengono colpiti dall'esplosione che c'è stata, dell'elfo e l'umano sentite solo urla. Mentre questa enorme testa, interamente sembra fatta di sabbia, esce fuori, si riappoggia, inizia a colare, a cadere sabbia ovunque, non si vede quasi niente. E quando si dirada c'è un'enorme testa di drago, interamente color sabbia, appoggiata sulla duna con la bocca chiusa. Su una delle orecchie, cioè uno dei buchi dove hanno le orecchie, c'è incastrata una tenda.
Io utilizzo i miei sensi divini per capire se è celestiale, demoniaco o cosa. Nel momento in cui utilizzi i tuoi sensi divini, l'unica cosa che percepisci è tipo... Senti, che è una delle cose più sacre che... con cui tu sia mai entrato in contatto. Beh, abbiamo trovato la caverna, forse? Bravo capitano! Bravo capitano! Gli do una pacca sulla testa, un paio di grattini e una carota che avevo nello zaino. Quindi abbiamo appurato che trova terme e caverne. Beh, le terme e le caverne sono simili anche foneticamente. Ok. Non sapevo. Beh, suonano simili. Su quella ragione. Infatti... La bocca di questa che potrebbe essere la caverna è sulla duna opposta dove siete voi, perché è molto grossa. Quindi iniziate... Iniziamo ad andare. Fate una prova di percezione. Che bella merda. 12 stasera. 16. 6. Voi due vedete che sparsi in giro ci sono dei rotoli di pergamena, alcuni distrutti, altri sembra altri rotoli, dei libri che sono stati sparati probabilmente via dalle tende. Tu che sei intelligente del gruppo, anche se di poco, questi qui non erano soldati o qualcosa, probabilmente era una ricognizione o qualche studio. Però i rotoli sono, vedo tracce di una lingua che non capisco. Ne apri uno? Se qualcuno si è aperto durante le esplosioni, immagino qualcuno si è... No, vedi che sono in comune. E poi è il goblinoide. Ma aspetta, sono in comune. Scrivono in goblinoide. E beh, è comune. È comune. Ok. Perché il comune lo parlano quegli sporchi umani. Vabbè, se è scritto in comune, vedo che lo capisco. Fai una prova di... Una arcana. Esatto, sì. No, è più che arcana. Sì, puoi usare arcana se vuoi. No, non è che voglio. No, puoi scegliere se usare o arcana o intuizione. Perché può essere una cosa che ti viene in mente di botto oppure qualcosa che conosci perché hai studiato. Beh, io intanto recito delle cose su Krubal e la sua santità, e quindi magari ti do anche il vantaggio perché ti ripeto delle cose sì, dai, di religione sui draghi e su Krubal. Ho sentito Krubal, 15. 17. Quello che sembra è... Intanto ci sono parti sicuramente arcane. Mm-hmm. Sicuramente parti anche sembrano religiose. Quello che sembra è che questo gruppo di erano, a secondo quello che c'è scritto su questi, perché quello che hai trovato è proprio... Vedi che è una specie di copia di vari diari che stavano tenendo, probabilmente per mandarli da più parti. E erano qui per ricerca, avevano trovato un modo magico per aprire un piccolo buco nella caverna, da cui erano riusciti a prendere uno degli artefatti che stavano cercando. Hanno chiamato tutta questa operazione progetto Casa di Roccata. E vedi che i nomi in codice di questa arma che hanno trovato gli elfi e gli umani si chiama Stamberga. Al momento stanno cercando di riprodurla, stanno cercando più che altro loro tutto quello che trovano, è che stanno cercando di tirare fuori altri tesori dalla caverna. Solo che lo hanno tirato fuori la Stamberga, mm-hmm, e la pietra. Mm. La pietra è stata una scoperta della Madonna, perché grazie a quella avrebbero trovato il modo per aprire la caverna. Anche perché non potevano prendere cose più grosse, e a quanto pare loro stanno cercando qualcosa di più grosso. Non dice cosa, però. Sì. Io sto smarmellando fun fact su Krubal. Sì, aspetta. Sì, tu da solo, da quello che ti dice, l'unica cosa che capisci è che senti qualcosa di sinistro in tutto questo, in quel qualcosa che di grosso che stanno cercando, la senti quasi come una minaccia. Ehi, a quanto pare questa pietra viene da qua dentro. L'hanno tirata fuori gli umani da qua dentro. Rubato. Allora perché servivamo noi? Beh, forse perché siamo la chiave? Perché i coboldi sono la razza eletta. Sì? Lo so. Ma se hanno già preso roba? Si vede che questa era appoggiata fuori. Sì, infatti, hanno fatto un buchino, sarà stato un cibo questa roba. Ha senso? Beh, andiamo! E comunque avevo quasi ragione, la caverna era sotto!
È vero. Ma non sotto la collina. Vabbè, ma era sotto, era appena, appena qua di fianco, no? Avrei dovuto scavare un bel po', però sì. Ma magari poi torniamo di nuovo indietro perché la caverna ci riporta qua. Ma ci sta magari la pancia. Vero, magari c'è la pancia. Magari la pancia. Basta che non usciamo dall'altra parte. Sì, se uscite dall'altra parte potrebbe essere spiacevole. Com'è che si chiama? La cacaca. Quella dei... OH! Cacaca. Più K. Più K. Ne ha tre. Dalla cloacca trovi la cacca. Ma ci sono tre K. Cloacacca. Questa ne è ancora di più. Vabbè, entriamo. Non voglio uscire di là. A salire la collina mentre il capitano ti segue. Mentre vi avvicinate e iniziate ad arrivare più o meno all'altezza della mascella, piano piano vedete la bocca che si inizia a aprire. Di all'inizio sembra qualche centimetro. Più iniziate a salire, più inizia a aprirsi e vedete sabbia che inizia a cadere dai denti, come se fosse interamente fatta di sabbia. Io sento se la pietra, mi concentro un attimo sopra, mentre teniamo, dice qualcosa di diverso. No, però perché... si è spenta? Da quando l'avete usata. Ah, ok. Se dura qualche minuto quando l'attivi. No, vi limito un altro incantesimo livello 0 dentro per sentire. No, ci vuole minimo. Ah, già, minimo primo. Io avrei una domanda. Io ho una risposta. Ottimo. Io non ho nessuna delle due. Mi dispiace. Tu? Io sono lì che faccio così con la pietra. Okay. Stile conchiglia del mare. L'abbiamo perso. Sì. Un coboldo allo stato grezzo. Ah, ma dice sempre la solita cosa, possiamo andare. Ma non è che mi dispiace l'avventura, la sabbia, esplosioni, bello. Ma vi rendete conto che stiamo camminando sulle labbra di un gigantesco drago? È che mi dispiace. Non sono stato io. E qui c'è un eco. C'è l'eco nel deserto. Eco di questo, il famoso eco del deserto. No, ho fatto un rutino. Un rutino streaming. Non capisco cosa tu voglia dire. Siamo sulle labbra di un drago e quindi... Questo è un grandissimo... Ci sono stato più volte. Cosa? Sulle labbra di un drago. No, un drago! Beh, un kobold è un drago piccolo! Appunto, io ho detto questo è un drago enorme! Vabbè, ma sempre labbra sono! Aperta di un paio di metri. Cioè, dopo aver detto questa lussuriata, il drago si è aperto tutto, non mica, no, si apre di un paio di metri. Mentre vi state avvicinando. In realtà dovete sapere una cosa di Sir Calibur, che pur essendo un seguace di Krubal, il suo santo protettore è ovviamente... Scudo. No, Gribug. No, a Gribug, giusto. Per quello è lussurioso. No, beh, Scudo era diverso. Beh, parliamo di allora, sessuale. Gribug, non so se posso definirlo lussurioso. Aveva occhi solo per Krubal. Invece, Scudo almeno una donna in ogni porto. Comunque, una donna in ogni donna. Siete davanti all'ingresso della caverna. Quello che vedete è una scalinata di legno appoggiata su. Sembra una caverna naturale, su delle rocce naturali è state scavate per far passare questa scala che scende sotto. Beh, c'è il sentiero! Più facile di così! Beh, appunto! Cioè, questo è un segno inequivocabile di Krubal! Esatto! Le scale! Beh, le no, inventate lui! No, anche il primo drago, però anche le scale! Perché sono comode da scendere! Le inventate lui, no? Chi è il costruttore? Il grande costruttore chi è? È Krubal, quindi chi è che ha potuto costruire le scale? Giusto! È abbastanza. Beh, però così vuol dire tutto, quindi è inutile parlarne. Esatto. Sì, hai proprio studiato. Lo so. Io vado verso le scale. Si vede che sei persona santa. Iniziate a scendere. L'unico rumore che sentite è il gocciolio dell'acqua che si è accumulata sulle stalattiti. Fuck you, D&D. Mi sono corretto in tempo. È una delle cose più difficili di volta. Le goccioline d'acqua che cadono da i cacciatori. No, 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 no. Gli spiazzatori. E vabbè, quello, però poi ti vendi un po' troppo subito. Il mio colpo di sorpresa. Iniziate a scendere. Guardo sul soffitto. Iniziate della a scendere. Che queste goccioline. Giusto, guardiamo sul soffitto della caverna. Vedete sabbia che cade mentre la bocca si richiude. E sentite per un secondo tremare intorno a voi, ma molto lievemente, come un ascensore fatto bene. Che quasi non senti niente, però qualcuno, quelli che hanno 10 di intelligenza.
percepiscono che più che intelligenza no, qua sarebbe sopravvivenza, quindi saggezza. Tanto quindi, non ho neanche nessuno di voi. No, quello già 18. Tu percepisci che state scendendo, come se la caverna stesse rientrando tra le sabbie. Io non sto benissimo a livello psicologico. No, sei dentro un drago. Sono dentro un drago. Non mi fido per un cazzo, si è appena chiusa la bocca. Però non si nota niente perché tanto c'ho la parete facciale, quindi va benissimo. Iniziate a scendere, per almeno una decina di minuti. Capitano, 10 minuti in realtà sono una rampa e mezza, però capitano è molto lento a scendere. Perché non sono fatte. Per fortuna ci sono delle scale mobili che stanno scendendo da sole. Sì, per fortuna. Vedete che atterrano in una specie di cunicolo che prosegue per 5-6 metri e si apre in una grossa stanza illuminata quasi a giorno. E vi sembra di vedere tante cose che luccicano dentro la stanza ed è difficile capire perché c'è proprio luce forte che viene. Stavo per dirti che ci serviva una torcia, ma non ci serve una torcia. Meno male! Anche perché ce l'avevo le torce. Ma no, è l'ultima, l'ho usata per cucinare il gatto. Come mai c'è? Continua a brillare. C'è luce. Beh, è la santità di Krubal e di tutte le sue monete d'oro che avrà accumulato nei millenni. È il fuoco di Krubal, gli brucia dentro. Le scintille del drago. Sono quelle. Draghi. Dai, ma di cosa ti preoccupi? Questa volta te lo do io una pacca sulla spalla. Pensa che un giorno Krubal non mi si muovono i piedi da terra perché la pacca mi fa ruotare leggermente le anche e fa cloc che ti incarni. Aspetta, fermo, ma cos'hai? Pensa che una volta Krubal è diventato un drago e ha quasi mangiato i suoi cugini, dicono. Ma secondo me quella parte lì è finta. Sì, non è possibile. Ma possiamo andare avanti? Stiamo andando avanti. Continuate nel corridoio, entrate nella stanza. Nel momento in cui vi avvicinate iniziate a distinguere da dove arriva tutta questa luce. Ci sono delle torce accese. E in più, in tutto intorno alla stanza, che sembra quasi un'arena, abbastanza ben fatta, c'è un simbolo per terra di... si intravede quello che sembra un drago e degli arnesi. Potrebbe essere l'antico simbolo di Krubal, se lo vedessi per intero. Perché nella stanza, oltre tutto intorno, ci sono migliaia e migliaia di monete d'oro. Visto? Avevo ragione! Vedete che impilate da una parte ce ne sono altre d'argento, abbastanza ordinate, sparse tutte in giro, e riflettono pesantemente la luce delle torce, come se fossero state lucidate con qualche prodotto anche. Siamo nel libro di Krubal! E al centro della... di quest'arena... Il simbolo non lo riuscivate a vedere bene perché sembra che ci sia un enorme ammasso di ferro. Sembra quasi quello che avete visto ogni tanto vicino alle miniere, quelle grossi pezzi di metallo con ancora delle venature di qualche altro metallo dentro, perché sembra un enorme pezzo di acciaio o ferro, perché voi con gli Hobgoblin sicuramente non avevate l'acciaio. È un pezzo di ferro con delle venature che sembrano di rame d'oro. E sono anche molto belle perché sono molto precise, quasi lineari. Alcune curvano, ma dolcemente, non... Sembra qualcosa di molto strano. Potrei dire bello! È un masso almeno alto quanto una persona. Non lo possiamo portare! Beh, possiamo farlo a pezzi magari. La somma dei pezzi credo sia uguale al totale delle parti. Oh, pietra pesa abbastanza! Ma possiamo portare qua spaccaginocchia e suoi uomini e portare via il resto. Questo è vero. Vuoi portare spaccaginocchia e suoi uomini in un luogo santo? No, loro ci aspettano fuori, noi facciamo solo le scale avanti e indietro. Che palle. Beh, voi perché io non sono abbastanza robusto da portare i sassi. Quindi solo tu. No, basta, ho già portato un sasso grosso. Sì, anche è l'unico che può farlo. Belle, sono così al centro, sembra quasi un regalo. Vabbè, ringraziamo e andiamo. Non è che è sacro. Beh, è un regalo sacro. Ah. Sarebbe un sacrilegio lasciarlo lì. Come negli insegnamenti di Krubal. Ovvio. Kruba tutto. Kruba tutto, quindi mi avvicino. Beh, mi fido dell'esperto. Vado orribilmente verso la mia morte avvicinandomi alla pietra. Ok, prendo i miei attrezzi da tinker
e inizio a cercare di togliere una delle venature, un pezzo di venatura. Okay. Di... Cioè, stai rubando il rame. Ti avvicini? Sì, esatto. Ti avvicini, sì. Tiri fuori gli attrezzi, lo appoggi. Fai una prova di... Di morte. Prima di intelligenza. Andiamo bene. 11. Forse è stata una grande idea utilizzare i tuoi perché sono perfetti, sono fatti in un certo modo, c'hai anche vari tipi, magari lo scalpello non è il migliore perché ti rendi conto che sono un po' strane queste venature. Sembrano quasi in realtà fare sia parte in alcuni casi del metallo che altre come arrotolate fuori, come se fossero delle funi. Fai, prendi l'altro attrezzo, fai tipo tric, scheggi un pezzettino del metallo e mi date tutta l'iniziativa. Cosa ridi che lo sapevi benissimo? Sì, ma si doveva attivare una volta. Si doveva attivare una volta che passavate oltre. Giustamente, con Boldi. Io ho 13. Fatto fumble. Io ho fatto 19. Tu eri. Il nome è 17. Ma pensavo fosse un 11. Allora, anche un più 4. 0. 19. Calibur. Intanto dalla chat ci dicono che con certi sillogismi Socrate sta facendo il fidget spinner nella tomba. Perché non ha mai incontrato i coboldi, se no avrebbe cambiato filosofia. Sì. Sarebbe andato all'agricoltura, probabilmente. Ma pensavo direttamente al suicidio, alla cicuta. Penso alla quindi, mia... gatto! Quello non era Socrate. Però... Penso quindi, rubo. Cruba. Cruba. È più, valuto quindi, rubo. 13. Quella è la maieutica, si mette sul gatto, viene saporito. Una strafinatina d'orecchio d'elfo. 13. Hai l'inventore del gatto, la cicuta. 13? Sì. Tu eri nome? Crucato. Cru. Anche Undonel è molto rapido, vedo. No, non è Undonel. Ah, è il mostro? Perfetto. Undonel è molto rapido. Ha fatto fumble anche Undonel. Vabbè, finché li facciamo l'iniziativa. Se Calibur, tu ti rendi immediatamente conto, quando colpisci, una parte di questo metallo come si sgancia e sembra che diventi un enorme braccio che... fa un colpo ad arco verso la tua faccia, riesce a abbassarti in tempo, ti passa sopra, e mentre ti passa sopra vedi la parte del torso che inizia a ruotare, inizia a diventare quasi di forma umanoide, sembra un rumore metallico tipo Transformer. E quello che ti trovi davanti un secondo dopo è un enorme lucertoloide di metallo. Potrebbe sembrare un coboldo alto quasi 3 metri. Interamente fatto di metallo, tranne un braccio che vedi che è ricoperto di scaglie e sembra quasi normale. Si accendono delle luci sul petto e sembra quasi dei numeri draconici. E c'è scritto 9998.0. Mentre questo enorme colosso di metallo cerca di darti un cazzotto in faccia, un altro colpo artigliata con il braccio, quello funzionante, l'unico di carne, tocca a te perché ti manca completamente. Ok. E senti sempre questo rumore di metallo mentre si muove. Io prendo la fionda, che tanto avevo sempre lì di fianco. Fida fionda. Dato che non ho portato sassi, perché io non porto mai munizioni, raccolgo delle monete da terra... E urlando, il metallo deve essere posseduto, non deve possedere lui! Scaglio le monete con la fionda contro... Nel momento in cui prendi una moneta, fammi una prova di forza. Ti sono tiro salvezza sulla forza. Eh beh, molto diverso. Fumble, meno 1-0. Prendi la moneta, la sollevi, vedi che compare di fianco una mano bluastra, quasi spettrale, con degli artigli, sembra quasi cobolla, che ti fa... Ti dà una botta sulla mano, abbastanza debole, perché comunque è una mano magica, però ti cade la moneta per terra. Puoi provarla riprendendo la colazione bonus, se vuoi. No, allora infilo una mano in tasca e prendo una delle mie monete. Ok. E scaglio quella. Pensavo una carota. E vedi la mano che sparisce dopo averti dato il colpo. E il colpo con la fionda... Dai, stai salendo. Prendo la 6.
Con la destrezza hai fatto 2 di dado? Sì, sì. Sta salendo. Dicchia, Clau. 1, 2. Porca vacca. Fai proprio pum, sting. E cade. Non gli hai fatto assolutamente niente. L'hai preso proprio su una delle placche di metallo dove, e vedi che sotto in draconico c'è scritto la parte più sicura. Resiste al loro. Resiste a qualsiasi cosa. Dopo sta a Krukatog. Tu vedi che al momento è intenzionato a spaccare di pugni queste enormi maglie metallici come dei martelli a 2 mani la faccia di Sir Calibur, che gli ha fatto un danno quando colpito, togliendogli un pezzo. Stava dormendo, che cazzi suoni. Ha degli occhi questa creatura? Sì, sì, sembra un coboldo metallico molto grosso. Ok, provo a mirare un occhio con la palestra. Dai. Con la ballista. Con la ballista. Se vuoi mirare, bene, se vuoi mirare all'occhio, ha lo svantaggio. Va bene. Fumble? Che ritiro. Se fai fumble è ancora peggio. 19. Io non vorrei dire, ma abbiamo fatto 1, 2, 3 fumble, 4 di fila. No, proprio di fila no. Schiacci la balestra, vedi la corda dell'archetto che pum, parte, psh, ti colpisce sul petto con una schicca fortissima e perdi relazione bonus perché inizia a fare e ammassaggiarti il pettorale. Vuoi muoverti? E cerco riparo. Per adesso sei un po' a distanza, lui è quello più vicino. Siete al centro di questa stanza circolare, cioè lui è al centro di questa stanza circolare che sarà una decina di metri di raggio, quindi è parecchio grossa. Perché ci sono tonnellate di monete. Sì. Tocca a Scrudo che ti dà un cazzotto in testa. Beh, hai fatto già che hai detto il nome, giustamente. 9998. Vedi che colpisce alto, perché di solito gli intrusi sono più alti dei coboldi, perché sono la razza perfetta. Prova col braccio, col braccio umano ti colpisce, ma col braccio umano è una pippa e ti fa 2 danni. Quanto colpisce? La 18? No, non mi colpisce, ho 19. Perché è lo scudo. Vedi che scudo questo... contro scudo. Vedi, il primo colpo probabilmente ti avrebbe spaccato in 2. Il secondo è un po' più lento perché non è proprio adatta alla mano biologica per lo scheletro che ha e ti gratta sullo scudo senza farti niente. Scat! E Undonal che lo picca. Da un attacco solo. Però l'ha preso. Farà. Tu cosa fai? Io? 4. Ah, tira fuori la frusta e lo colpisce. Sulla mano. Sulla mano. Via, via. Lo colpisce sulla mano, però l'ha colpito e gli fa. Da 4 più 5, 9, 7 danni. Vedi che si riga parecchio la mano quella metallica e di contraccolpo la frusta gli apre una ferita nella mano quella sana. Io vedendo questo mi verrebbe da stare in disparte, ma non è così che si comporta un coboldo, forse. E mi metto in mezzo a Sir e a Scudo. Ok, riesci tranquillamente col movimento. E a quel punto cerco di attaccarlo il più possibile. Facendo un movimento non posso fare il... Raffica, sì, poi. Sì? Azione bonus, fare la raffica. Tu fai 2 attacchi tuoi, credo, no, adesso uno. Uno. E poi puoi fare la raffica. E la raffica sono altri 2 in questo caso. Yes. Va bene. Primo, 23. Preso. 9. No. 24. Vedi che alcune parti, perché l'unico punto dove riesci ad arrivare sono le ginocchia. Ma vedi ovvio. Che ci sono delle giunture che sono un po' rovinate. Colpisci con... come colpisci tu? Fai il primo colpo lo faccio con il tonfa. Colpisci con il tonfa. Il secondo colpo che dai lui ti afferra con la mano sana il tuo braccio e ti spinge via. E il terzo colpo? E il terzo colpo è mentre mi spinge via si gira il braccio su se stesso. E fai l'ubriaco. Faccio l'ubriaco completamente, come se fosse slogato. Mi giro dall'altra parte e gli ritiro il tonfa sulla mano che mi sta tenendo. Chi non sapesse, voi lo sapete perché lo conoscete, ci avete già lavorato insieme. Davanti a qualsiasi altro osservatore sembrerebbe una mossa fatta con una finezza
e uno stile nelle abilità, nel muoversi in maniera scordinata apposta per ingannare il nemico e fare il contraccolpo. Voi che lo sapete, sapete che è solo lui che ha tutte le giunture spaccate, il senso dell'equilibrio distrutto dalle torture dei draghi. E tra l'altro sembrerebbe fatto da un artista marziale di quelli concentrati, ma se uno mi guarda da vicino, i miei occhi rivelano un panico fotonico! Perché in questo momento quando hai dato il pugno, il tuo senso dell'equilibrio è andato a puttane e ti sei appannata la vista. I gatti quando si incastrano da qualche parte... Quanti danni fai? 1d6 più 4 scegli quello che vuoi. Devo trovare il d6. Uno. Ci sono dei d6 grossi così. Devo trovare. Che schifo. 12. No, 12 danni in tutto? Sì. Pff, colpisci col tonfa, vedi anche la mano e senti delle ossa che si spaccano sulla mano che hai colpito, e dove hai colpito sul ginocchio vedi delle scintille. Sembra stia accusando i colpi. Inciampa un attimo, quasi cade su un ginocchio, ma si rialza e prova di nuovo a colpire in testa dopo. Sei un coboldo, lasciaci! Sta per darti un altro colpo in testa, Sir Calibur, ma sta a te. Ma sta prima a me. E a questo punto, se sta così. Tira un dado da 20 prima. 16. Sta continuando ad attaccare me, quindi quello che volevo fare non ha tanto senso, perché volevo fare Compel Duel, ma sì, tanto sta continuando ad attaccare me. No, però vedi che Capitano si sta spostando completamente casualmente, non preoccupato per di nulla di quello che sta succedendo, e si è messo praticamente dietro il tizio. Ok. Quindi se vuoi si è fiancheggiato. Ok, fantastico. Perché i sensori non distinguono da qualcuno, deve concentrarsi su due punti differenti. Beh no, c'era anche lui comunque. Io ho altre 9 monete da lanciargli, quindi gli lancio. Tra l'altro vi siete dimenticati tutti che c'era del vantaggio sui tiri per colpire. Vero. Perché? Perché avete Pack Tactics da Goboldi. Ma Pack Tactics non dobbiamo fare uno di noi che fa... No, quello è quello che dà lo svantaggio a loro. Pack Tactics è quello che se uno di voi, un altro di voi, è entro un metro e mezzo dal tizio, cioè avete il vantaggio di tiri per colpire. Beh, adesso tirerò col vantaggio. Di nuovo la fionda? Eh beh sì, ho altre 9 monete. E con il vantaggio direi che prendo la 19. Preso. E faccio anche Divine Smite. Usando 2 slot su 3 che ne posso usare. Quindi gli faccio in tutto. Non è undead. Non è undead, è fiend. No. No. Beh, oddio, che. È costrutto. Non sia. Ormai è praticamente, un costrutto. È un dado da 4. Vedete che carica la moneta nella fionda. E mentre la carica, mormora. A bassa voce sentite solo qualche riferimento a Kribug. Sì, a Kribug tu sei, no? Sì. E vedete che si accende di luce sacra e partono delle scintille. La cosa è tutti. Ti stai bruciando le... mentre stai caricando l'energia sacra. E urlo Krupi! E faccio 9 e 14, 23 danni. Miseriaccia. Tira pari o dispari con i dadi nuovi che ti ho dato. I famosi dadi da 2. I famosi dadi da 2. Famosissimi dadi da 2. 1. Pari destra. Sinistra è quella dove c'ha la mano sana. Il proiettile lo colpisce sulla spalla, nel punto quello resistente a tutto che aveva colpito lui. Esplode e tutto il braccio sinistro si sgancia con anche la mano biologica. Puff, cade per terra. Sentite una voce provenire da un tunnel che probabilmente adesso intravedete dall'altra parte della stanza, ma non vedevate bene prima. Sentite una voce che fa: oh no, un'altra volta! E sta a Crucato. È senza un braccio. Nel momento sta arretrando mentre scende. Per Crucal! Vedo loro che si stanno ingaggiando benissimo. E se ho sentito questa voce, guardo in direzione per capire. Che perché mi sembrava una voce cobolda. Fai la prova percezione. Questo no. 13. Tironi stasera. No. Ti sembra che ci sia qualcosa che emette una leggera luce bluastra, poi tutto un tratto diventa tipo sembra rossa, sembra assumere vari colori. E è strana, sembra quasi una creatura, ma ti sembra semitrasparente. Da questa distanza è difficile capire, è piccola. Mi avvicino.
Quando ti avvicini vedi un coboldo, color arcobaleno, semitrasparente, fluttuante a 5-6 cm da terra, in mano a un bastone, una veste anche questa semitrasparente, si vedono in parte le scaglie sotto, e che fluttua e sta guardando verso il golem che c'è al centro della stanza. E tu chi sei? Ma siete coboldi? Ma sì che siamo coboldi! A chi sta dopo? Tocca a Scrudo, che prova a tirare un altro pugno meccanico, l'altro attacco non lo può fare, sulla testa di Sir Calibur. Mi sa di no. La 20? Eh sì, la 20, la 20 sì. Dammi un dado da 6. 15 danni. Che catroia. Ti prende sulla spalla, senti qualcosa che si incricca, ma riesci a schivare la gran parte del colpo che si pianta per terra e vedi che alcune monete cadono e cambiano posto dall'impatto e vedi 5-6 mani semitrasparenti che compaiono vicino alla mano, alla mano del, no, alla mano del golem e lo schiaffeggiano tutte e 5. Sta Scat e Undonal che prova a colpire di nuovo con la frusta. Uno solo, preso. Vedi che colpisce ovviamente in faccia e gli fa una riga sull'occhio che sembrano quasi delle gemme. Scat. Io gli tiro una tonfata sul calcagno. Una sola. Okay. 15 più preso. 6 vedo. E 8 danni. E dopo però faccio disengage, prendo e me ne vado verso di lui. Cioè colpisci sul calcagno, vedi che lo sente, si sposta un attimo il piede, c'è capitano dall'altra parte della gamba che quasi lo sbilancia, mentre ti allontani cerca di darti un cazzotto ma gli passi tranquillamente sotto perché a te ti si incricca il ginocchio un secondo. Infatti stavo inciampando, per quello sono andato oltre a scrollare. Cadi su un ginocchio, ti passa sopra. Avanti il ginocchio non ti si scastra, sai che si scastra solo facendo una capriola e colpendo in un certo modo. Quindi fai la capriola, ti alzi e vai avanti. Qualcuno che l'avesse visto da lontano, che figo, avrebbe detto: oh mio Dio, è un maestro! È un maestro! Insegnami! E ti avvicini e vedi questo coboldo, color arcobaleno, che sta guardando verso di lui al momento e adesso anche verso di te, come stupito. Ma sono coboldi! E tu che cazzo sei? Io ci ho chiesto io! Calibur! Io questa non l'ho manco sentita! Mi metto una mano sul dove mi ha colpito, quindi in faccia presumo, e faccio le Ion Hands. Posso curare 15 punti ferita, lui mi ha fatto esattamente 15 punti ferita. Ole! Si rinsalda facilmente la spalla. Voilà! Pulito pulito. E con l'azione bonus gli faccio brutto dicendogli: sei solo un ammasso di metallo, il metallo va solo posseduto! Senti di nuovo la vicina e fa: Scrudo! È buono! Sono coboldi, non lo vedi? Ah, dobbiamo ripararlo di nuovo! E ancora il braccio! Vedete il grosso golem che si gira verso questo coboldo che sta camminando, ma in realtà fluttua. Quindi è abbastanza strana la vista come scena. Si gira, sentite, si riappallottola, prende il braccio, se lo riavvicina. E ci si appallottola sopra abbassandoci. Oh, e mi sembra di vedere una lacrimuccia d'olio che colla dall'occhio dove è stato ferito dalla frusta, mentre vedete uno che continua a fare e continua a colpirlo con la frusta. Ma basta, fermatelo! Dai, dai, vai! Oh, fermi! Come fermi? È un nemico, ci ha attaccato! È un cugino! È un cugino, ma ci ha attaccato! È un cugino, basta! Ma anche i cugini si meritano di morire! Stai parlando un fantasma! È già morto! Un fantasma! Sapevo che anche chi? I cugini no, muoiono! Chi è morto? Non lo so! Non sei... Lui ha detto che sei morto! Sta fluttuando! E lui sta frustando! Tutto questo avrebbe molto più senso! Se tu fossi morto? E allora forse sei morto, no? Che ci fate qui? Perché ci sono dei coboldi? Potremmo fare la stessa domanda! Ma io sono morto! Beh, ma questo è l'aperto ora! Ma sei veramente un fantasma! Dettagli! E poi comunque questa è la caverna di Krubal, quindi... Coboldi... lo so! E allora cosa chiedi cosa ci sono i coboldi? È la caverna di Krubal! Sì, ma non dovreste essere svegli!
Perché? Ma, come? No. Beh, ma ci ha chiamato Kruba! No, non è ancora la notte, abbiamo dormito abbastanza stanotte. Avete sentito la chiamata? Sì! Io da mo'. Cosa avete sentito? Beh, c'era lui prima che mi stava, quando mi svegliava, continuava a Calibur, Calibur! Questo va bene come chiamata. Di solito è proprio così. No, aspetta! Prendo la pietra da shaker e gliela metto all'orecchio. Ah, avete trovato la pietra? Sì, non senti cosa dice? Io metto l'orecchio perché ho messo sia stile con chi. Sì, sì, no, ti metti perché lui mette la mano e ci passa attraverso. Vabbè, non sento niente! Niciu, come è lo stato grezzo? Non vuol dire niente! E io che ne so, però c'è una freccia! E chi non segue una freccia? Cosa ci fate qui? Seguiamo una freccia! Beh, ha senso! Quindi siete qui per aiutarci? Boh, non lo so! Siete qui per prestare omaggio al grande sommo? Io non presto niente! Al sommo non si presta, il sommo prende. Sì, vero. Beh, ma in realtà tutto quello che esiste è suo, quindi ve l'ha già prestato. E lui se lo riprende, quindi non presta. Beh, ma non sempre, su quando uno muore, a volte un po' prima, se gli piace tanto una cosa. Vabbè, comunque siamo qui perché quella pietra ci ha detto di venire qui. Sì, esatto. Ah. Non era perché non aveva niente di meglio da fare. No, perché gli elfi volevano venire qua prima quindi di noi. Quindi non siete usciti dalla caverna, non siete di quelli che dormono sotto. No, noi siamo entrati nella caverna, siamo di quelli che dormono di sopra. E perché non avete sentito quando ci siamo ritirati tutti qui? Chi si è ritirato qui? I coboldi, chi? Tutti i cugini. Ma noi viene fuori pieno di coboldi. Ce n'è tanti di coboldi. Così tanti. Vabbè, ce ne sono un po'. Per noi è pieno di coboldi. Sì, ovvio. Chi sa contare? Cioè, ne basta un po'. Cioè, anche dalla prospettiva coboldi ne basta un po'. È così. Ma anche loro sono scappati o sono di fuori? No, sono più di così, abbiamo tre dita. Almeno tre dita. Partito. Sono scappati o sono di fuori? Chi è scappato? Cioè, ci sono proprio dei coboldi fuori che vivono? Noi! Beh, noi ad esempio. Beh, non ne sono ancora sicuro. Beh, ma siamo venuti da fuori. Anche questo è vero, ho sentito che tremava tutto. Perché abbiamo aperto la porta. Non dovrebbero esserci dei coboldi fuori. Però ce ne sono. E questo è un guaio. Perché è un guaio? Questo è un guaio, perché è un guaio? Perché ci guaia? È perché il mondo fa schifo. No, il mondo è fantastico. Certo, ci sono un po' di umani, elfi e nani che andrebbero ammazzati, però... Ma c'è il casino con i demoni. Quali demoni? Vabbè, ma ce n'è qualcuno, ma mica tanti. No, ce n'è un sacco. No, ci sono più coboldi. Vabbè, tecnicamente ci sono più elfi, nani. Vabbè, ma qua stiamo facendo chi ce l'ha più lungo tra i demoni e i coboldi. Ah, coboldi. Esatto. E i coboldi, ma sono tanti di più. E quindi se li sommi ce l'hanno più lungo. Ma anche se infatti, quello che ho detto io. I demoni. Ah, no, i coboldi. Ma sono tanti di più. Ma no. I coboldi non ce l'hanno, da quando è che ce l'hanno? E poi i coboldi sono di più. Impossibile. Beh, sì. E allora c'è qualcosa di molto sbagliato. Ah, mi sto prendendo male di testa, forse di fare così. Ma indietro. Scusate, i coboldi. No, ma volete andare al santuario di Krubal o no? Ma anche sì. Ma sì. Sì. Sì, ma non dovete svegliarlo. Perché? È perché è apposta, il mondo fa schifo. Si deve riposare, ha fatto un sacco di roba, poveraccio. Perché Krubal è qui? Krubal e Kribug, certo, sono sotto. Hanno e Kribug? Hanno il matrimoniale. Io vado avanti. Hanno il matrimoniale. In realtà era un singolo, ma poi Kribug, mentre Krubal dormiva, l'ha cambiato. Ha aggiunto un pezzo. No, è andato all'Ikea. No, non puoi passare di là, guarda che ci sono i guardiani. Ti ammazzano se prima non passi la prova. Che prova? La prova di storia. Oh, mio Dio. Oh, finalmente qualcuno con cui parlare. Tutti gli altri coboldi dormono da un sacco di tempo. Seguitemi. Bastava fare un giro fuori, Vede il bastone che si illumina. Lui ci passa davanti. Io sono Kerry. Vediamo se Kerry è arrivato nelle storie. Perché non è così detto. No. Ma neanche Scrudo. Sì. Kerry sì. Vediamo anche Scrudo. Perché anche Scrudo c'era Scrudo detto. Scrudo poco. Ma... No, 2. Ho fatto 14, ma vabbè. No, Scrudo, tu solo la cosa del braccio, del braccio perso ti sembra sia passata nella storia, ma non ti ricordi esattamente a cosa. No, Kerry sì, era il più saggio. Scrudo non è passata la storia perché a un certo punto si era mischiato con le altre razze, girava come testa col corpo di altre razze. Non so un cazzo. Quindi, va bene, allora, seguitemi perché poi c'è una domanda e se la sbagliate non potete entrare al santuario. Ok.
Ok, allora qui ci sono, vedete questi affreschi? Mentre state passando il corridoio ci sono alcune, sembrano degli affreschi, tra il primo è completamente cancellato. Questo lo lasciamo perdere, iniziamo da questo. Fate una prova di percezione però. 19. 17. Quando si mette in gioco Krubal, anche Calibur. 16. Attenzione, tu? E cazzo, il primo tiro alto era 19. Tu 16, tu? 17. 17, ok. Tu riesci a capire solo che c'è, c'era qualche disegno, è stato graffiato probabilmente da artigli abbastanza piccoli, per essere molto simili ai tuoi. E sembra ci siano delle scritte in draconico, però non riesci a capire cosa c'è scritto. Voi due, invece, vedete che quello che è stato cancellato sembra un coboldo. In realtà lo riconoscete solo da alcune parti perché è fatto molto bene, ma in gran parte è stato cancellato. Sembra di colore rosso, che è sotto, c'è, che sta mettendo qualcosa dentro, voi che sapete storia, probabilmente il libro. E la scritta in draconico c'è scritto: finalmente l'ultima scintilla, collezione completa! E l'altra parte che è cancellata da una, in fondo sembra che ci sia una specie di sfera. Sembra che ci siano quelli che sembrano dei continenti sopra ed è spezzata in due. Oops. Però anche questa è stata cancellata di brutto, ma più che altro la faccia del kobold. Quindi iniziamo la prima lezione della storia sul secondo razzo. Voi sapete che c'è stata la grande scintilla, le cui cause sono purtroppo ignote. Qui potete vedere Krubal che, notata la grande scintilla, decide di salvare il mondo e decide... E vedete che c'è questo coboldo rosso che sta spingendo questo disegno che sembra fatto di luce dentro una fenditura. E come avete visto, l'ha buttata negli inferi perché non poteva fare danni a nessuno. E così ha salvato il mondo. Certo, le razze si sono estinte, ma il mondo era salvo. Pensavo l'avrebbe messa nel libro. Il libro è troppo sacro per contenere certo, tutto quello. Tu non immagini, visto che era stato distrutto. Bene, qui potete vedere, vabbè, qua non è importante, questa è la scintilla che va negli inferi e ha annichilito tutti gli infernali. Passiamo a quello dopo. Infer chi? Inferiate! Prima c'erano demoni e diavoli, adesso non ci sono più diavoli, è più semplice, ne devi ricordare uno solo. Già non ricordo, cos'è che hai detto? Bravo! Prosegui avanti. Non esistono, ci sono solo i demoni. Qui è Krubal quando è diventato il grande costruttore di tutto, cercando di ricostruire tutto. E come potete vedere, questo è quando i demoni hanno detto: beh, non ci sono più i diavoli, andiamo a fare casino in giro. E Krubal ha detto: no, non va bene. Hanno negoziato, come potete vedere, vi fa vedere la teoria, per giorni e giorni e giorni. E hanno voluto alla fine una razza da schiavizzare e controllare. E che Krubal, il saggio intelligente, ha detto: i coboldi, perché sapeva che i coboldi non sarebbero mai stati schiavizzati da nessuno, perché sono la razza suprema. Ovviamente i demoni non sono così stupidi. E qui potete vedere il concilio dove tutti i corruttori all'unanimità hanno votato no. Qui potete vedere lo sciopero dei corruttori. E qui potete vedere Krubal e i demoni che si sono accordati per prendersi gli elfi, che tanto non piacciono a nessuno. Giusto, elfi umani. E gli elfi, poi tutto il resto è conseguenza, ma era già nel più grande piano del costruttore. Ma c'era un altro grande coboldo del passato che ha detto: gli elfi non sono umani, quindi non hanno nessun valore. Vedo che conosci la tua storia, bravo! Probabilmente sarete avvantaggiati nella prova finale. Antifa, vedete? Bravo, corrompilo! Qui gli elfi e gli umani hanno seguito i mostri. gli umani e i nani hanno seguito i mostri, gli elfi. E Krubal poi ha detto: beh, abbiamo negoziato a lungo, ho costruito un po' tutto questo, ho salvato il mondo dalla grande scintilla, le cui cause sono ancora ignote. E si è messo a riposare, poverino. D'altra parte tutti devono riposare, il grande riposo del creatore. E si è portato i coboldi perché ha detto: mentre dormo non so come va a finire qua. E per quello è strano che voi siate fuori. Beh, forse non li ha portati tutti. Eccola. Beh, è più probabile che qualcuno si sia dimenticato di venire. O si è perso il messaggio. Non. Siamo la razza superiore, ma sulle piccole cose ogni tanto ci perdiamo. Ti
tipo la posta. Esatto. Bravo, vedo che anche tu sei molto... ha studiato anche lui. Beh, se ci sono dei coboldi ancora così, quindi forse non è messo così male questo mondo. Forse la grande scintilla ha portato anche del bene. Grande scintilla, ricordiamo, le tue case sono veramente ignote. Certo. E poi i Kribu. Cosa sono le cause ignote? E quando non sai chi è tua madre? Perché tu lo sai? No, siamo coboldi. Veniamo fatti di diada. Infatti, i coboldi non si sa quali siano le cause, per cui sono cause ignote. Vero? È per questo che si dice che le coboldi sono tutte un po' no. Mignote. No, sono i gnomi, sono le mignome. Comunque, qua sono finita la storia, perché questa qui non è ancora stata approvata. Vedete che di fianco c'è, cioè, uno sembra dipinto con della vernice, e ci sono due letti che vengono avvicinati. E un coboldo che abbraccia un altro coboldo con dei cuoricini disegnati sopra. E qui, questa qui è il momento della grande disperazione. È stata chiamata così prima che si addormentasse, si è sentito, si è svegliato a un certo punto e ha fatto no! E poi però era stanco, poverino. È un bel lavoro, provaci tu a costruire un mondo e a salvarlo dalla scintilla causata da chissà cosa. Guarda, non mi ci metto. Comunque il problema adesso è, vedete che arrivate davanti a un portone, su questo portone c'è il simbolo di Krubal. La testa di drago con il libro e gli strumenti, perché ci continuava ad aggiungerli. Infatti è più una corona di strumenti intorno. E di fianco c'è inciso sulla porta e Kribug di fianco al simbolo. Suonare qui. Ok, questo è il santuario, oltre qui non potete entrare. È importante. A meno che non ci aiutiate con il nostro problema. Qual è il vostro problema? Che è morto, mi pare ovvio, no? Quello non è un problema. O forse che non riescono a svegliarsi perché hanno bevuto troppo poco cafferano. Ma tanto quello è finito, non è che lo risolviamo. Oh no, ultimamente non lo beveva più il cafferano. Perché ha avuto una grossa botta e ha detto no, mai più. Poi non ci crede nessuno. Ma comunque, quel problema è che stanno arrivando dei demoni. Bene, abbiamo fatto esplodere un paio quando eravamo fuori. Ottimo lavoro! Magari ne servirà a far esplodere più di un paio. Tre? Quattro? C'è un problema. Praticamente io sto ricevendo i messaggi dei demoni. Perché si vogliono tenere in contatto. Cioè, è tutta una cosa legale, lascia perdere. È silenzioso. Ci ho provato. Non perdiamoci di vista. Ma non posso, toccare i tasti. È un problema. E come... E praticamente i demoni hanno detto no, basta gli elfi, sono troppo difficili da controllare. E vogliono rinegoziare. Ma per rinegoziare devono svegliare il creatore. Ci pensiamo noi, negoziamo noi con loro. Davvero? Certo, sarebbe un onore per noi. Credo, dovrei chiedere alla concubina del creatore. Ma penso che si possa fare, potrebbe essere un'ottima soluzione. Sì. Kribug? Sì, ma lasciate perdere. Non si staccherà mai dal fianco finché non si sveglia. È l'unico momento in cui può fare quello che vuole. Una gocciolina. Cioè, al di qua della porta stai sentendo. Assolutamente sì. Quindi se voi andate a parlare con i demoni, o li uccidete tutti, va bene, una delle due. È più probabile la seconda. Ma perché non sono dei bravi negoziatori, demoni? Di voi ho piena fiducia. Noi siamo degli ottimi negoziatori. Abbiamo convinto degli gnomi ad andarsene solo guardandoli. È vero! Ci hanno tirato l'acqua. Vedremo se siete all'altezza di queste imprese. Prima, per vedere se siete pronti, vediamo se eravate attenti. Tu! Cosa ha causato la prima scintilla? La grande scintilla? Cause ignote! Bravo! Vedo che sei pronto! Tu, non dire gatto! Se non ce l'hai già in pancia! Ah, anche le domande a sorpresa! Alla pancia un sacco, quindi... Che gli ha studiato durante il viaggio! Gliel'ho spiegato prima! E tu dimmi! La cosa più importante di tutta la religione del creatore, la cosa su cui lui si è assicurato che venisse trasmessa il più sicuro possibile! Kruba! Cosa ha causato la grande scintilla?
Niente! Non si sa! Ah! Ti sei salvato all'angolo, eh! Perché qualcosa è stato sicuramente, ma non si sa cosa! Ma non si sa! Ha indagato il creatore, ha indagato a fondo con tutti i suoi poteri e non ha trovato nessuno! Quindi deve essere qualcuno probabilmente di altri mondi! Ma non era Kruma il prossimo tuo come tuo cugino? Eh? No! No! Era... è mio, mio e ancora mio! Ah, mi devi passare quel libricino! Certo! Tu invece dimmi, si gira verso Undonald. Tu invece dimmi, qual è la razza suprema? No! Vedi per un istante ti guarda. E io indico noi. Io indico facendo solo con le sopracciglia per non farmi vedere. Quali sopracciglia che non hai detto che non hai? Appunto, non ce l'ha. Il problema è quello. Faccio solo così, ma non ho nulla con cui indicare. Solo che di qua c'è anche Capibara. Ok. I capibara! Bam! Senti, non è cappata contro il muro. Per fare no, non fare casino, non sento niente. Comandi, i comandi ovunque, comandi. Ha detto per aggirare. È vero, l'ho sentito anch'io, ha detto coboldi. A difetti di pronuncia, sono detto cabaldi. Il vantaggio. Purtroppo è facile scambiare capibara per coboldi, iniziano tutti e due con... Ha il vantaggio dopo aver tirato però solo perché siete la razza suprema. 19. Ah, mi sembrava, vabbè. Quindi, venite con me. Vi dico dove dovete andare. E vi do alcune cose che magari vi possono essere utili. Appena si gira uno scoppello, Otto. Ah! Ma che ho fatto indicato, capitano? Io alzo una mano verso Kerry. Io dovrei anche recuperare le due monete che sono mie comunque. E che ho usato di là. Non sono mai state tue. Ma adesso ti mi serviranno. Sono state prestate. Me le voglio riprestare, va bene? Mi spiace. Le monete che cadono qui sono perse per sempre nella magia. Che le raccoglie e le ricadono giù però. No, no, spariscono dalla veste. Avrete altro. Roba talmente sacra che Kruma la teneva qui, in questo scappuzzino. Apre una piccola nicchia in una specie di credenza nascosta sotto una pila di monete. Nel frattempo le monete cercano di picchiarlo, le mani cercano di picchiarlo mentre tocca le monete, ma ci passano attraverso. Cioè, quindi cercano di picchiare noi alla fine della fiera perché stiamo passando sì, vicino. Esattamente. Ci sono queste! E tira fuori un piccolo libro. Sembra un pezzettino di metallo con anche questo delle strane venature. Sembra una copia di quello che avete combattuto all'ingresso, ma grosso quanto un pugno. E una statuina, sembra di un drago bianco. E altri ammenicoli. Ecco, questi sono per voi se dovete uccidere tutti i demoni. Che carini, cosa sono? Dai, non lo so. Vabbè, prendiamo. Sono il regalo, nel senso il grande prestito. Vabbè, era ovvio, però come ci possono aiutare se non sappiamo cosa sono? Ah, beh, potete scoprirlo, siete coboldi. Io intanto lancio armatura di Agathys, perché ho letto prima che fa uno scudo intorno a me e ai miei oggetti. Così almeno nessuno qua dentro cercherà di prendere i miei oggetti. Saggio. Ottima idea. Ottimissima idea. Perché c'è sempre una donazione da fare quando si entra in grande santuario. Tu in realtà in parte l'hai già fatto con le due monete. Bene. Quindi andate di là. Vi dirigete verso il campo. E chiedete di Elphagor. Elphagor. E rompo uno degli attrezzi che avevo. Amico suo. Ah, beh, allora sarà più semplice. Sicuro, sicuro. Parlate con Elphagor. Vi farà parlare poi con il capo dei demoni. Che alcuni pensano sia un drago, ma in realtà è un demone, perché i draghi non ci sono più. E... Anche... Ma sì, c'ha le ali un po' sfilacciate. Un po' brutto. Po' brutto, non è proprio un drago. Sì. Ma vedi, no, in realtà è un demone, sembra un drago. Ma è cattivo, tortura la gente. Prende gli schiavi invece di farsi la tana per i fatti suoi, come precetto di Krubal. In questo momento io non ci sono più davanti a nessuno.
Dove vai? Dietro le monete, tra le monete, mi faccio picchiare dalle mani. Non importa. Io sto qui. Vado a dormire di sotto. Vieni, codardo. Beh, questo è tutto. Io vado a controllare se ci sono altri messaggi. Se avete bisogno, beh, passate di qua. Possiamo riposare anche perché abbiamo camminato tipo 2 ore. Siamo stanchi. Sì, va bene. Tutto capitano. Soprattutto capitano, la discesa sull'ultima duna l'ha sfiancata. È un posto difficile nel deserto. Ma per quello abbiamo fatto qui, solo che adesso è arrivato un sacco di gente. La gente perché viene nel deserto? Perché non c'è nessuno. Appunto. Per stare da soli. Ma loro non seguono Krubal. Se vieni in gruppo però non sei da solo. Sono tanti. Ma sono umani, sono stupidi. Elfi. No, sono folli. Enani. E umani. Enani. E... Draghi, sì, ci sono anche i draghi. Sì. Un drago, vi giuro, ho visto un drago. Anche questa caverna è un drago. Tu sei dentro un drago rosso. No, un drago, è chiaramente un drago. È chiaramente un drago. No, è solamente una testa. A meno che non ci siano anche draghi fuori, mi sono perso tutto. Beh, sì, ci sono anche draghi fuori. È la certezza che hai perso il corpo. Ma non ci sono draghi fuori, non è possibile, sono stati uccisi tutti. No. Quando l'hai visto? Lui ne ha visto uno. L'ha detto prima. Un drago. Sicuro fosse un drago? Ah, tu hai detto che è un demone? Magari un altro. Se tu sei sicuro che sei un drago, mi fido. È nero violaceo, con gli occhi viola. Con i buchi sulle ali. Uno dice, ma come fa a volare con i buchi sulle ali? Perché è un demone. O forse è un drago. Non possibile. Lo so, un kobold può diventare una palla. Perché è quello che cerco di fare io. Ti annicchi. Stress post-traumatico. La posizione fuori del kobold. Nel frattempo vi lascia la roba e fa: beh, io in caso vi venga a salutare tra qualche minuto. E passa attraverso la porta. Portiamo a termine questa missione. C'è dal nostro signore Krubal. Sì, però prima riposiamo. Vedi, ma io voglio andare ora. Ti siedi a riposare un secondo per il. Mi appoggio a appoggiarti. Non mi appoggio alle monete. Ti appoggi al capitano, ti inizi a sistemare la roba che hai addosso. Percepisci un intanto fate tutti una prova di percezione. Oh, finalmente. Oh, 1 20 di dado. 2 meno 1. No, 20 totale. Tu senti dalla statuina provenire un tipo di energia molto familiare. Tu quanto hai fatto fumble? No, uno ho fatto 2 meno 1. E senti anche uno strano odore che ti invoglia a frugare tra la roba che ti ha lasciato. Tu l'unica cosa che percepisci è sicuramente sono oggetti abbastanza sacri. Per te. Per me. Io vado per l'odore. Si a frugare. Vi siete lì, diciamo che durante il riposo riuscite a capire più o meno come funzionano. Il libro... è un libro conservante. Può contenere al massimo 50 kg di roba. E dentro c'era altra roba. Funzionava esattamente come una borsa conservante. Quell'aggeggino metallico che trovate, qualcuno se lo segni il libro. Il libro lo terrò io. L'altro è un robottino, vedete che c'è inciso scrudo 9999.0. Richiede attunement. Di armonizzazione, mentre l'altra no, il libro no. Vedete, questo qui si anima una volta attunato, è un robottino che si muove da solo, segue il possessore e gli fornisce ovviamente 6 punti ferita temporanei perché gli para i colpi facendosi a pezzi. Che carino! E quando si fa del tutto a pezzi, ogni 24 ore si autoripara. Figata. Quindi ogni 24 ore ti dà 6 punti ferita temporanei. Poi c'è una piuma molto bella, grossa più o meno quanto il braccio di un coboldo. È... cosiddetta, voi non sapete i nomi, che se no li dico io per comodità per scriverveli. Piuma di Kerry, una volta alla settimana puoi evocare un dado da 4 aquile giganti. Che voi sappiate sono stili ecoboldi. Non capisco come mai. Quella che interessa a te, che hai visto la statuina e hai scoperto tu cos'è, quindi se vuoi puoi anche non dirlo, perché la statuina intanto può evocare una volta al giorno cavalcatura che è un ciocopo cavalcabile che rimane 8 ore, oppure può essere usata per mettere
per diventare un'armatura di una cavalcatura già esistente, fornendogli più 4 alla classe armatura. E si adatta a qualsiasi creatura. E può essere anche usata per evocare il capitano con l'armatura. Ah, quindi puoi evocare sia la cavalcatura che dare più 4. No, non può dare. Se evochi la cavalcatura, non dai l'armatura. Oppure può essere usata per dare permanentemente, nel senso finché non la disattivi, l'armatura a una creatura, tipo un capitano. Okay. Ma capitano è troppo nobile per indossare. No, infatti. Un'armatura, quindi potresti usarla come ciocobo. Non voglio il mio pull. C'è un sacchettino. Tira un dado da 4, chi l'ha preso? Stavo guardando dove fosse un di 4. 2. Vedi che dentro ci sono due particolarmente succulente, sembrano codine di coboldo. Praticamente ne produce un dado da 4 al giorno, ne può tenere massimo 4, ogni codina ti le dà un punto ferita e sazia. Quante? Tipo bacche benefiche. Massimo 4 ne può tenere e ne produce un dado da 4 al giorno. La bustina che hai preso tu è una bustina di Cafferano. Tira un dado da 4, sostanza ormai estinta o rarissima. Verrà consumata 3. Nei prossimi 10 minuti. Sono 5 secondi. Sono 5 dosi di Cafferano. Se ingerita, sniffata o assunta per qualsiasi altro mezzo, altro mezzo, ti abbassa, se non sei un coboldo, la saggezza di un dado da 4 e l'intelligenza di un dado da 4. Se invece è consumata da un coboldo, non ti dà le penalità, ti dà immediatamente un'azione extra. E per un'ora però è lo svantaggio a tutte le prove di carisma, perché non riesci a smettere di parlare. È cocaina. Molto molto potente. E un altro sacchettino, nel libro c'erano invece tira 3 dadi da 6. 3, 3, 6, 12. C'è un sacchettino che ti rendi conto ha una parola in draconico, la provi mentre state riposando, è in grado di creare 3 tipi di munizioni: delle frecce, dei proiettili, che possono anche essere usati con la fionda. Di questi, però, quanto hai fatto col 3 dadi da 6? 12. Ce ne sono 12 già dentro, e se ne ricrea uno al mese. Gli altri, invece, se ne ricreano fino a 10 al giorno, e sono praticamente proiettili più uno. Questi, invece, contati, sono proiettili benedetti con il simbolo e toccati probabilmente da Kruban in persona. Indipendentemente da tua destrezza, forza o quello che usi, fanno un danno, ma puoi fare una prova di rapidità di mano con più 8 contro percezione, o puoi rubargli un oggetto. Mica male. E vedi che la parola poi per ricaricarsi è Deceptive Exchange. E cosa c'è dietro? Ok. E nient'altro. Mi hai dato il cafferano, basta. Sì. Non c'ho come un cafferano. Tra l'altro la statuina si chiama Statuina del Grande Drago Bianco Saggio. È mia. Il mio eroe. Beh, dopo che ci siamo riposati... Vi riposate e benissimo. E lui sta ancora piangendo in angolo. Lui durante la notte vedi che è pieno di lividi, perché piangendo e rigirandosi è stato schiaffeggiato più volte dalle mani. E quante monete hai tu? 5. Adesso ne hai 2. Tu quante monete hai? Io penso di non averne, perché viaggio senza soldi. Cioè, hai scritte lì davanti, eh? Dove? Qua. Sì, te l'ho tirato io, mi sa. Ah, 20. Sei anche il più. No, il più ricco forse, mi sa. Ce ne hai 5. Beh, io ne ho 2, vai, quindi sì. Ne avevo 10 di partenza. No, tu sei a posto. Tra l'armatura e il fatto che hai donato le 2 monete. Io non ne volevo, quindi va bene. E vedete che stranamente la pila di monete intorno è un pochino più grande, ma non un pochino. Ma è una cosa qui non ci ho fatto un granché caso, perché. Vi svegliate tranquilli, avete dormito benissimo. Il posto, vi siete sentiti al sicuro, al che a un certo punto avete iniziato magari uno a fare il turno di guardia e poi si è buttato a dormire perché. Non ha sentito nessun tanto tipo di capitano minaccia può fare la guardia. Certo. Cioè, può, ovviamente. Può. Capitano, tra l'altro, non prende gli schiaffi nelle monete. Perché è un animale talmente nobile. Che guarda lo che schiaffo. Che non c'è l'intenzione, neanche il minimo di cupidigia. È così puro.
Vabbè, ma mentre vi state preparando la mattina, beh, ma quindi? Quindi adesso andiamo? Chiediamo di parlamentare con Elfagor? Che ci deve mandare dai demoni? E quando arriva Elfagor lo uccidiamo? Che è quello che ha detto il tipo? Sì! Ma tu hai detto che vogliamo negoziare? Ma prima di sapere che era con Elfagor! Possiamo chiamarlo in un altro modo se vuoi! E poi! E poi comunque dobbiamo negoziare con i demoni, mica con Elfagor! Diciamo a Elfagor di andare a chiamare i suoi capi demoni? Ah, pensavo stessi diventando offensivo! No! Hai detto a Elfagor di andare, mi aspettavo un altro seguito! No, perché è più bello se lui va a chiamare i suoi capi demoni, loro vengono, noi uccidiamo Elfagor e gli diciamo: vi siete annoiati degli elfi? Ci pensiamo noi! Non c'è problema! E uccidiamo un altro elfo, e così loro saranno più convinti! Ha senso! E quindi ci offriamo noi al posto degli elfi? No, offriamo tipo gli gnomi! Preferire gli Halfling, ma va bene. Anche gli Halfling. Ma non ce li ha già gli Halfling? Offriamo i draghi. Ma magari i demoni non gli va bene. Ma non ci sono più i draghi. Beh, chiediamo. Possiamo possiamo riprovare il piano di Krubal e offrirci noi. Che tanto non possono controllarti. Ah, ma non accetteranno mai. Se no. Il sindacato del corruttore è troppo grande. Se no potremmo offrire qualche cosa tipo quelle fastidiose fatine. Quelle che stanno nelle foreste. Ma poi ti lanciano la polvere negli occhi. Quelle che ti entrano in casa e iniziano a sbattere sulla finestra perché non sanno uscire. Esatto. No! Che fastidio. Quelle. Che poi ci sono alcune persone che conosco che scappano perché hanno la fobia. Che se le schiacci puzzano. Sì. Se le schiacci puzzano e poi fanno anche casino. E fanno... Se le schiacci male. Ci sono un sacco di cose che possiamo proporre ai demoni, però prima uccidiamo un elfo davanti a loro, per dimostrare che abbiamo la voglia di parlamentare. Ok, ma io non mi ricordo, ma perché siamo venuti qui? Perché c'era la pietra. Sì, e perché aveva la pietra? Perché degli elfi ci hanno portato la pietra così gentilmente. E perché degli elfi ci hanno portato la pietra? Forse perché vogliono parlamentare, vogliono... O forse farlo. Perché vogliono liberarsi dai demoni. Possibile. Ha senso. E noi li libereremo per sempre. Da tutto. Da tutto. Anche dai demoni. Anche dai demoni. Anche dalla noia. E nessuno saprà mai come si sono liberati. Cause ignote. Cause ignote. Ah, vediamo, lì non avevo visto se l'aveva notato. No. Cause ignote. Alla fine fa parte anche della religione. Ah, sì. Beh, seguendo la storia dei murali. Quelle cose di e casignote. Gli affreschi. Non è che proprio, cioè, sì, ok. Senti una voce dal corridoio, voglio casignote. No, nel senso, stiamo applicando il processo di casignote anche agli elfi. Ok. Li cause ignoreremo. Vedete, mentre vi state uscendo per andare verso le scale, poi se volete dirvi altro, sentite il golem che si rialza, si avvicina al primo del murale, sentite come se stacca ancora più l'intono, e uscite. Potresti anche imparare a dipingere, eh? Beh, ma è come la scarificazione, no? Invece che fare il tatuaggio scavi, e non è che sei proprio bravissimo. Vabbè, stai imparando. Arrivate alle scale. Saliamo le scale. Salite. Un grande nemico di capitano. All'ingresso e la porta è chiusa, la bocca è chiusa. Permesso! Prova a bussare con la pietra sul dente. Toc toc. Non c'è niente. Se le cause devono rimanere ignote, dobbiamo uscire da qua. Cosa? Ho detto, se le cause devono rimanere ignote, dobbiamo uscire da qua. Qua. Avete portato delle mignotte? No, delle pignotte. Non mi sembra il caso, è un luogo sacro questo. Cosa, dobbiamo uscire di notte? Sì, esatto. Ah, e adesso che ore sono? Che c'entrano le ore? Beh, vengo lì. Anche perché non è questo passo tra mignotte, uscire di notte, le ore
le case chiuse. Tra l'altro non hai capito assolutamente uscire di notte. Eccomi, che cosa hai detto? Che dobbiamo uscire! Ah! Ok, tenetevi un attimo. A chi? Dove vi pare? Tenetevi in generale. Io mi attacco a capitano. Beh, sarebbe meglio qualcosa di fisso, ma va bene. Io mi attacco al gradino. Sbatte il bastone. Esatto. Sentite qualcosa tremolare lievemente e sempre dolcemente. Sentite come se si rialzasse. Nulla è più stabile di capitano. Scusa, che capitano è lì che mastica, i cazzi suoi. Un po' di sabbia. Basta masticare. Vedete che si ferma, sentite lontano tipo delle urla da sopra. Poi niente più. Oh beh, forse altri demoni. Cioè, potremmo usarlo per le trattative a questa porta. Si apre. Invitiamo, invitiamo qua a fare le trattative. Puffa! Si apre la caverna e siete sulla, di nuovo sulla parte superiore della duna, dove si apriva la bocca. E sotto di voi vedete che ci sono pezzi di carne, braccia e gambe sparse un po' ovunque di una ventina di persone. Tutte, come si dice, che grondano sulla schiena della, del, sulla parte della superiore del collo del drago di sabbia. Erano probabilmente venuti a indagare quello che era successo qui. Di questo passo finiamo gli elfi. Te l'ho detto, li portiamo, principalmente umani questi. Li portiamo qua a fare le trattative. Li invitiamo qua e abbiamo risolto il problema. Che la caverna rientra. Ok. Nella sabbia. Vabbè, andiamo verso questi elfi. Elfi noia. Solo boia. O era tutto il contrario? No, io parlo da te le frasi sacre. Sei tu il mio vademecum! Vi incamminate verso... È più un detto degli orchi. Ah! Non di gruppo! Grandi detti degli orchi. Vi avvicinate, quindi iniziate ad andare verso l'accampamento. A sto punto. Esattamente come siamo arrivati qua. Camminando dritti. Fate un po' di sopravvivenza. Camminando dritti, fate un po' di sopravvivenza. Andiamo bene. 11. 20. 15. 20? 20 secchione. A 10 in intelligenza. 11 è il secchione, sì. Beh, meno male riuscito a orientarvi, anche perché iniziate a vedere i fuochi e la... varie varie dimostrazioni che c'è qualcuno. Quando superate la prima duna, appena prima dell'accampamento, vedete che c'è molta meno gente. I fuochi sono un decimo di quelli che avevate visto prima. E quello davanti a voi sembra sia un piccolo accampamento di persone che stanno, umani, elfi, nani, che stanno raccattando le cose, stanno smontando le tende e pronti per partire. Per il resto c'è ci sono i segni ancora dell'enorme esercito accampato. Non c'è più l'esercito. Ma è che siete andati via così tanto, eh? Beh, chiediamo. A quelli sotto? Sì. Scusate! Vedo alcuni che si girano a guardarti con le mani. Sei lontano, hai strillato. Ma che dico qualcosa? Dove siete andati? Dove state andando tutti? Vedi che da dove veniamo? Posano gli zaini. Chi siete? Fuori un fiorino! E 5-6 di loro iniziano a salire. Saranno una ventina in tutto. Iniziano ad avvicinarsi, a salire verso di voi. Ok, e noi siamo in cima alla duna, giusto? Sì, che iniziano a salire verso di voi, sono ancora una cinquantina di metri. E noi, siccome le dune sostanzialmente hanno tutta la cresta, io spingo loro a camminare lungo la cresta, tranquilli, mentre gli umani salgono e stanno andando in diagonale adesso per venire verso di voi. Che si non stanno praticamente. Vedi, non di corsa, ma si stanno avvicinando con le... con le spade sguainate. Non lo so, sono abbastanza aggressivi. Perché così noi abbiamo tempo per riuscire a pianificare qualcosa e loro faticano come dei cani. Sì, sì. No, ci metteranno ancora 3-4 round per arrivare. Ma anche di più, perché se cammini è terreno difficile. Sì, ma è metà movimento. Mi sembrano un po' aggressivi, che facciamo? Quando arrivano qua li picchiamo e poi gli chiediamo dov'è Elfagor. C'è un oppure gli chiediamo dov'è Elfagor mentre li picchiamo. Giusto.
c'è un racconto che mi veniva raccontato da non mi ricordo quale raccontatrice, che diceva che se sei posizionato si dice raccontessa. Raccontessa? Dai, devo condividerli subito. Quindi parlate voi, io condivido. Se sei posizionato più in alto, ormai hai vinto. Perché è il terreno superiore, come si dice? Favorevole? No, era un'altra parola. Sopraelevata? Sì, qualcosa del genere. Non mi ricordo. Comunque. Figurati io. Aspettate che si avvicino. A questo punto, nel momento in cui loro sono vicini... Quando sono a una dozzina di metri gli dico... Salve! Volete morire? In... In comune. Siamo venuti a parlamentare. In comune abbastanza stentato. In comune vostro abbastanza stentato. No, uno degli uomini abbastanza irsuto e grosso. Sembra parecchio in gamba dal punto di vista guerresco. Tiene in maniera molto marziale, soprattutto tu, che sei un po' esperto le armi, mentre gli altri sembrano un po' più novizi. Parlamentare? Certo! Venite con noi! Vedi, ci chiedere, ottimo! Venite voi! No, andiamo noi, dobbiamo andare da Elfagor! Mi fa fatica scegliere! Vedi che non rinfodano le armi, ma le tengono sul fianco, la fa. Ah, e vedi che altri cinque si avvicinano. State cercando Elfagor? Sì. Sappiamo esattamente dov'è. Ottimo. E gli faccio cenno con la manina per... Sempre tenendovi d'occhio, tre si mettono alla vostra destra, due alla vostra sinistra, quindi iniziano a scortarvi. Questo si chiama corteo d'onore. Di fianco al... Riconoscono il nostro valore e la nostra portanza. Quelle del capitano, la portanza. Ma quella è importanza. Ma quella è importanza. Esatto, sì, sono diverso. La nostra sorpassaggio sempre. Non mi piace, dice un... Ma a te non piace mai niente. Beh, è vero. Ti lamenti sempre di qualcosa. Mi sembra giusto. E la zuppa è troppo calda, e la zuppa è troppo fredda, e la zuppa sa troppo poco di sale, e la zuppa sa troppo di sale. Ho tutto il capo è mezzo vuoto. Ma il bicchiere è mezzo pieno, il bicchiere è mezzo vuoto. E il bicchiere a metà. Chi ha rotto il mio bicchiere? Esatto. Causa ignote. È un discepolo che impara alla svelta. Vi fate accompagnare fino a sotto? Ah beh, sì. Sì. Arrivate il gruppetto delle altre persone che anche loro hanno estratto le armi a quel punto. Vedete un paio hanno degli archi. Alcuni stanno parlando tra di loro. Vedi un elfo che si avvicina. Oh, ospiti. Fantastico. Molto piacere. Io sono Ogamar. Sì, non vogliamo parlare con te, Ogamar. Un altro elfo ci serve. Perché siete qui? Perché dobbiamo parlare con Elfagor. Sì, dicono che devono parlare con Elfagor. Noi sappiamo dov'è, li possiamo portare, no, Og? Mi sembra più che giusto. Oh, possibile... quanto parla lento, mozzo la strada, dai! È possibile sapere elfo, parla lento. Perché potreste essere un pericolo per Elfagor. No, sembrate anche perché in realtà... dei provetti guerrieri. Beh, io sì, ma Elfagor ci aveva mandato già a cercare, ci ha fatto arrivare questa bella pietra. Solo che adesso la abbiamo più con noi. Persi. È brutto essersi persi. Nel ma deserto poi può essere un problema. Eravamo, non ci siamo più persi. E cosa posso sapere, cosa volete da Elfagor o dovete parlarne per forza con lui? Dobbiamo parlarne per forza con lui, a meno che tu non sei in grado di metterci in contatto con i suoi signori dei demoni. Vedi un paio di persone ridacchiano. L'elfo sorride solamente. Certo, beh, seguiteci. Non ho mai capito. Stavamo apposta riaddentrandoci. Siamo un po' in ritardo, qui dovevamo controllare. Avete per caso visto una caverna qui in zona? No! Sì! No! Abbiamo visto la caverna! No! Vista! Ah, vista! Abbiamo visto una caverna! Sì! Ah, fantastico! E siete entrati? No! Lo diremo solo a Elfagor! Non ho capito! Non provi a girare tu! Non ci so però! Perché almeno la mia saggezza mi sta dicendo di rispondere, non intelligenza qua! Io non possiedo... Un bel 3 di dado!
Seguitici. Mi ha creduto. Ha funzionato, ottimo, certo. Bravo. Qualche metro più in là e mi tirato l'iniziativa. Cazzo. Sai perché? Me lo immaginavo. Però stavolta non ho fatto fumble. Fumble! 10, 14. Scusa, mi disegni tu che io sto condividendo le bellissime immagini di Daniele che ha disegnato in diretta. Isave. Usa il ditino. Basta il ditino, non serve leccare. È abituato, sì. Lui non fa quelle cose con la lingua. Invece sì, no, invece sì. Mi bagno prima il dito. Ti bagni prima. È metallo! Ma grosso anche! Vabbè, sai, sono io. È grosso anche, sì, va bene. Certo. Allora, tu hai fatto 14. Non gli si può dire nulla, te lo ritorce contro di te. In questo caso, e anche ritorce, stai attento a dirlo perché potrebbe essere. Beh, oddio, quella sulle ritorce. Nel fumetti 20. No, no, no. Rimani 17. Ma tu hai notato che i numerini crescenti è per scrivere il risultato? Per dirlo, li stai scrivendo appiccicati, ma... I nani 13. Ma gli gnomi... Non ci sono gnomi qui. Meno male che ti secchi d'acqua. Tirato tutti? Il primo è? Sì. L'elfo. L'elfo, vedete che impercettibilmente fa un cenno mentre state andando con loro agli umani dietro di sé. E... Odiami. Perché? Perché è scritto sotto a schifo? Umani! Vi puntano le armi contro. Siete quasi completamente circondati. Stavolta le stavo puntando in maniera aggressiva. E l'elfo vi sorride e dice: se potete gentilmente posare tutte le vostre armi e seguirci, vi porteremo certamente da Elfador. Altrimenti dovremmo mandarvi da Elfador in altro modo. Tu che hai studiato? In realtà a noi ci servono solo le vostre mani. Io le metto dietro la schiena. No. Gli umani stanno preparando l'azione. Sir! Allora invece facciamo così. Voi posate le armi e ci portate da Elfagor. Oppure vi dovremo uccidere tutti quanti. No, uno ci serve vivo. Giusto. L'elfo lo lasciamo per ultimo. Fai una prova di intimidire con lo svantaggio. Perché... non ci credono di base, poi in realtà li ammazzi veramente, ma... 14. Uno degli umani si avvicina un secondo all'elfo, vedi gli altri un po' meno impressionati, però uno si è un po' spaventato e dice all'elfo, ma potevamo attaccarli di sorpresa, invece così potrebbero, cioè, se sono qui da soli... L'elfo continua a guardarvi a sorridere, aspetta che facciate qualcosa, i nani anche loro... Ah no, tu poi? E io a questo punto aspetto di vedere se loro abbassano le armi o appena si muovono per attaccare. Ok. I due nani hanno estratto le asce e vi stanno tenendo d'occhio, anche loro facendo parte del cerchio, ma sembra che ci sia un attimo uno standoff, non stanno attaccando. Scat! Però vedi che sono pronti a balzare se qualcuno fa movimenti strani. In tutto saranno... 6-7 quelli che avete intorno e un'altra decina lì vicino che però sembrano più, sai, tipo soldati, quelli lì, come vengono chiamati, le seconde riserve. Si vede che sono ragazzetti non molto addestrati. Quindi in realtà in prima linea sono i due sono nani. Quello che è sicuramente il peggiore è l'elfo, perché gli elfi sono sempre i peggiori. I due nani, i due nani sembrano abbastanza bravi e uno degli umani, dei quattro umani, sembra... un veterano. Già una volta mi hanno fregato così. Così come? Mettere giù le armi, ti portiamo. 2 anni ho passato. Beh, ce l'hanno messo di tempo per portarti dove dovevano. Era molto lontano. Ma è stato un viaggio piacevole. Sai che c'è?
Io mi prendo i nani e inciampo nelle migliori tradizioni del tuo nome. Esatto. Ok. E cerco di ficcare il tonfa nell'occhio a uno dei due nani. Ok, fai una prova di raggirare col vantaggio, perché sei un Drunken Master e quindi il movimento è molto strano, sembra veramente che inciampi. 10. 19. Loro hanno più 1. Quindi 18 o più. 2. 2. Hai fatto un inverso. I nani. Però anche gli altri che hanno più 1 teniamo lo stesso dato, sarebbe 4, quindi no. Inciampi, vedi, però intanto uno degli l'elfo fa un istante come per allungare la mano per aiutarti. Poi vedi che nota una certa minaccia, comunque proviene di te, sono molto affini a queste cose, e ritira la mano di scatto, mentre il nano che gli sta cadendo addosso proprio lascia, un attimo lascia, che è comunque agganciata al guanto d'arme, e fa per prenderti, per non farti cadere. E cerco di ficcargli il tonfa. E il tonfa nell'occhio, vai. O nell'occhio o in bocca, uno dei due, cioè nel senso... Fai un tiro per colpire puro, perché hai il vantaggio, ma ci avessi lo svantaggio, quindi... 18. Preso. Tira i danni, gli faccio fare un tiro salvezza. 6. 8. 8 danni, gli faccio fare un tiro salvezza, c'è più 18, vale, a più 2. 12. Gli conficchi il tonfa nell'occhio e gli dici: ah, il mio cazzo di occhio, il mio occhio! E vedi che per un secondo si butta per terra e inizia a agitare le braccia della sabbia, mentre vedi sangue e probabilmente il liquido dell'occhio che è esploso nella sua orbita, che inizia a colare misto al sangue. Gli hai fatto molto molto male. Quanti danni hai fatto? 8. Ti rendi conto che per il momento potrebbe quasi essere fuori combattimento. Io a questo punto però ne approfitto nel ritirando dietro il tonfa, perché te lo fate? Non volevo, sono piccolo, disperato, non ce la faccio, e volevo dare il bonus, lo svantaggio. Non è un'azione, no. O è azione bonus farlo? Ce l'hai non tu. Non lo siete scritti? Non hanno scritto, no. Se azione bonus o azione basta. Allora, se azione allora non posso, però. Kobold. Troviamo subito. Cower bag and non mi ricordo. Pity qualcosa, boh. Cobbles. Come si chiama? Bag Cower bag. Cower. Pity. Bag. Non ci saranno. Grovel, cower and bag. Azione. Allora no, vabbè. Allora bypasso quella roba lì e con l'azione bonus nel cadere a terra tiro le due restanti legnate del spendendo un key, sì, alle caviglie dell'altro nano per renderlo ancora più basso. Ok, l'altro nano non è ancora, comunque vai, tiro, sì, per colpire. Sempre il vantaggio svantaggio, vantaggio. Quindi puro, no, puro. Ah beh. 10 e 11. Che merda. Il 10 vedi che colpisce in pieno parte della sua... C'è una leggera armatura di cuoio, però colpisce in pieno l'armatura. E il secondo colpo invece vedi che lo schiva, perché era pronto. Gli altri a questo punto scattano per attaccarti. Che bruttissima cosa. No, però hanno perso la preparazione lì, quindi fanno sul dopo. Si rimangono un attimo colti di sorpresa mentre tu hai attaccato e non se ne sono accorti. A un Donal, sì, anche perché movimenti nell'insieme in questo caso non sembrano un attacco mio, sembra un goffo. Un Donal e poi Krukatog. Decidi intanto che io guardo. Dimmi se qualcuno cerca di attaccarci, perché io ho preparato l'azione quando ci attaccano. Ok, un Donal lancia un incantesimo a questo punto. Io ho fatto l'attacco giusto perché dopo di me c'era soltanto Kobold. Tu cosa fai? Io volevo lanciare comando all'elfo. Ok. Lui invece lancia un Eldritch Blast puro. Su chi è com'è? Sul veterano. Uh,
8 di danno. Aspetta. Più 4 di danno. Peggio. Più 7 di carisma, però. Quindi. 15. 15 lo prende. Più 7 di carisma. No, c'ha più 4 e poi la proficienza. Quindi ho preso veterano. E si concentra e una saetta di energia nerastra si schianta sul petto dell'umano, facendolo arretrare di un metro e mezzo all'indietro mentre si tiene il torso bruciacchiato e è pronto a caricarne un'altra. Ma sta a coccato. Io faccio all'elfo: basta, arrendetevi o vi ammazziamo tutti. Comando. Il comando è una parola. Arrendetevi. Il comando parte con arrendetevi. Il resto, il resto è in te, Trevor. Ok, però lo sai che si arrende per un round. Sì, non mi interessa, è un vantaggio per tutti, non ci attaccano più un round. No, lui. Uno. Vabbè, se non attacca il capo. Ok. L'idea è questa. Arrenditi! Beh, già se l'elfo si leva dai coglioni per un round, a me non dispiace. 14. Fammi vedere una cosa al volo, ma il giocatore? Hai dubbio se gli elfi rispondono a comando? No, perché devo vedere se il comando era di charm, credo di sì. Eh beh, sì. Sì. L'effetto di Shark. L'effetto di Shark. Sicuro. L'ultima volta aveva funzionato. Tiro per sicurezza. No, ma c'è un vantaggio, non è che sono in modo. Ah! No, è enchantment. Ah! Non è cambiato, mi ricordavo che c'era qualcosa di strano. Fallito! Ok, senti il tuo potere che fluisce nella parola. Penta, vedi che batte un attimo gli occhi e sembra quasi con l'intenzione di arretrare quando toccherà lui. E adesso, visto che l'elfo si arrende, posso fare di bonus? Non tocca a te, non tocca all'elfo, l'elfo non si è ancora preso. No, cioè, tu hai fatto la tua azione. Che prendo fuoco, mi escono le fiamme magiche. Ok, quando lanci incantesimi. E voglio provare a usare intimidire. Devi usare la tua azione per farlo. Vabbè, lo usavo come bonus. Ma quindi non fai intimidire se lo fai come flavor. No, Flavor vuol dire che non ha nessun riscontro nel gioco se non cercavo di togliere, ti faccio provato. Perché non si è ancora arreso, magari se si fosse arreso nel prossimo turno. Crucato l'elfo fa due passi indietro, si butta a terra e fa: mi arrendo. E un secondo dopo fa: ammazzateli tutti! E sta agli umani, però, perché lui ha saltato il turno. Quindi tocca a me, che avevo preparato l'azione. Sì, a quando qualcuno attacca, però gli umani vedi che iniziano ad attaccare. Ok, domanda. L'elfo ha qualche oggetto importante a vista? Ha un'armatura? Vuoi provare a vederlo o a percepirlo? Se ha qualche cosa addosso di di particolare, niente di non eccezionale. Non ha neanche l'armatura? Non ha l'armatura, però vedi che ha una sacchetta su cui, dopo che ha alzato le mani al cielo per dire mi arrendo, e poi ha detto ammazzateli tutti, ha subito abbassato la mano e l'ha messa sulla sacchetta. Ok, io allora prendo una munizione benedetta e gliela scaglio contro. Vedi che nel momento in cui la tiri, questa fa direttamente delle scintille. Dai, tiro per colpire. E come azione bonus hai il vantaggio perché è prono. E come azione bonus faccio anche Searing Smite, per cui se lo colpisco oltretutto prenderà fuoco. Ok. È un incantesimo, lo Searing Smite che lanci come azione, sì, bonus, quindi esatto. È uno slot. Ok, non è da punire. Vabbè, ti passa slot uguale. Allora, quindi prendo la 19. La 19 lo prendi. Quindi lo prendi in fronte. Rapidità di mano contro percezione. Più 8 contro percezione, lui ha più 4. Aia. 19 più 10, 29. Come fai a avere più 10? Infatti. Più 8 di... Rapidità di mano? Quindi più 8, il tiro di dado più 8. Più il mio più 2 di destrezza? Ah no, è l'oggetto che ha un più 8 a rapidità di mano. Ho fatto 23 con 19. Abbiamo fatto 19 entrambi. Sì. Puff, lo prendi in fronte e gli fai un danno. E prende fuoco, tira salvezza di costituzione. No, lo passa. 17. Ti dico se di mezza o non fa nulla. Non ha bonus. S-
Searing Smite. Tiro salvezza. No. Non è fail save. Success. No, niente, non prende bocca. Finisce così. Puff, lo colpisci, c'è un in fronte, c'è una fiammata che gli brucia lievemente, lui ce l'ha le sopracciglia. Brucia lievemente le sopracciglia, fa. Vedi che guarda la sacchetta, immagino. Beh, vedi sì, che guarda dove aveva la mano ed è sparita, e tu ti è comparsa dal nulla in mano la sacchetta. Ah, funziona! Ciò che tu hai è mio! E mi dai fili in tasca. Ok. Anzi, sì, no, infilare nel libro conservante mi pare troppo. Sì. Buono. Gli umani attaccano. In due attaccano te. Minimamente intimiditi, mannaggia. Uno attacca te. No, anzi, due attaccano te perché hai sparato sull'elfo. Uno attacca te e uno attacca te. 15. No. 9. Tu pari con lo scudo e devi agire, poi ogni tanto non si sa perché, ma il capibara è sempre nella posizione in cui dà fastidio, perché non li fa inciampare da cadere, però li sbilancia un attimo e lui li spinge via con lo scudo. Uno su di te? No. Direi di no. Quanto c'hai? 12. Giusto. Il veterano su di te? Ah, beh. No, scusa, il veterano su di lui che gli ha sparato il Dish Blast. Lo manca. Tiri di merda. Schiva agilmente mentre sta caricando un altro Eldritch Blast. E Sir, che tu hai preparato a te. Adesso lo metto nel libro conservante, il suo sacchetto di merda. Non so neanche cosa ci sia dentro. Ok. E lo guardo e gli diciamo dico, che la bonus. E gli dico: se rivuoi il tuo sacchetto, adesso mettete giù le armi e ci porti da Elphagor. Se no dobbiamo uccidervi tutti. Te l'ho già detto una volta. Uccidetevi! No, sono duri! Ti ho appena detto di ucciderli tutti! Uccidiamoli! Uccidiamoli tutti! I nani provano a attaccare. Tu cosa fai intanto come azione? Io come azione. I nani che punto, ti stanno saltando addosso. A questo punto gli lancio una munizione, ma non di quelle benedette. Quelle più uno? Quelle più uno. Ok. Ti lascia fa. Anche di quelle benedette sono all'elfo poche. Sempre? Sempre all'elfo. 13 lo prendo, no. Aspetta, perché potrei anche decidere di usare anche il Secret Oath e prendere più 10 al tiro, mm-hmm. Prendo la 23. Sì, lo prenderesti in quel caso. E allora lo faccio. Ti concentri, pensi a Krubal, che Krubal non a Kribug, che era... Krubal in realtà ha imparato la perseveranza da Kribug. Centrare sull'obiettivo e non mollarlo neanche... La classica metafora del cane attaccato al braccio durante i corsi di addestramento. Sono 5 danni. Non è un proiettile più uno? 6 danni. Lo rimetti di nuovo in fronte? Te l'ho detto! Chiedeli! E i nani, uno ti attacca, l'altro gli faccio un tiro salvezza, vediamo se si ripiglia. Si riprende tenendosi l'occhio e ti attacca con lo svantaggio. C'hanno pure di più loro. 14 no. L'altro nano ti picchia te perché ha visto il collega colpito. 18? No, 18. Preso! Sono 8 danni. Ti prende con l'ascia, riesci a deviarla in parte, ma ti fa una ferita di striscio, però dolorosa, con anche un, ci sarà un bel livido domani. Aia. Scat. Ferita di striscio che ovviamente mi fa girare su me stesso come una trottola. E la trottola gli porta una raffica di botte. La Riken Kick fatto con il tonfa. Tatsuma Kisen Bukyaku. Ok. Ma avrete ferito a dire su di chi? Che è più facile. Su di chi? Su un nano che mi ha colpito. Ok, quello ancora è con l'occhio integro. Sì. Vai. Vantaggio, per fortuna ho il vantaggio. Bel vantaggio. Preso. 18. Preso. Aspetta, tira i danni. Tieni i due. Neanche l'ultimo no. Ti inizi a girare te stesso. Il terzo riesce a mettere le mani davanti per pararlo. 18. Riesce a mettere le mani per pararlo e senti.
e cade per terra. Vedi che non è morto, ma ha preso, si è preso praticamente le sue braccia, più colpo del tonfa in faccia dopo i due colpi che gli hai dato prima. Sopra. No, vedi che è per terra e se qualcuno e se qualcuno scintille, se qualcuno non gli dà una mano a breve, ciao, probabilmente finisce male. Quindi un nano conscious. Undale Krukatog. Ungonar spara un'altra Eldritch Blast sul veterano. Preso. Quindi fa altri 7 danni e 14. 1, 10, 17. Krukatog. Krukatog si infiamma di nuovo. Gli farò piombare nel sonno eterno! E lancia sonno sugli umani. Che mi fai una prova di concentrazione? Sì. Mentre stai lanciando l'incantesimo e ti infiammi di nuovo, sì, vedi un paio di secchiate d'acqua che ti arrivano in faccia. Mentre tira male da 6. 3. 3 gnomi spuntano, ti tirano il secchio d'acqua e sai dire: da fuoco col posto nostro! Concentration è su Costituzione. E mentre succede questo, vedete una freccia che parte dalle riserve che stavano caricando gli archi, armandosi un po' goffamente. Ci hanno messo un attimo, comunque sono passati 12 secondi. Una colpisce un gnomo di striscio che si gira e fa. Aspetta. E si girano tutti verso le riserve. Posso, quando sta arrivando la freccia, cercare di afferrarla io al volo con la reazione Deflect Missile? Sì. Tirando da 20, sotto il 10 la freccia va verso lo gnomo dietro di te, quindi ti passa di fianco, se no colpisce uno di quelli davanti e non ci arriva. No. No, quindi colpisce uno di quelli davanti. Ok. Peccato, perché volevo no, è pronto, però viene presa. Viene presa dal gnomo, vedi che quelli si gira e anche gli altri si girano ostili verso le riserve. E sta... Ah, ancora me, perché? Io ho fatto 19 di costituzione. Passata la prova di concentrazione, ma sei completamente spento. Vabbè, magica, mi spegno con l'acqua. Sì, le spengono. Brutti stronzi. Non cambia niente, però ti hanno spento. E sei completamente fragile. A parte l'incantesimo, no. Sì, sì. Ah, sì. Concentrazione. Sei quasi distratto mentre ti arriva la secchiata addosso. Sì, ma ti sta abituando alle secchiate. 5 di 8, giusto, per sì. Sonno? Sì, 5 di 8. Centrato su? Sugli umani. C'è un raggio, mi sa, abbastanza ampio sonno, Se no, lo faccio dietro. Quindi la classica. Sì, no, era per vedere quanta gente riesce a prendere. Sleep, vediamo subito. Abbiamo i manuali, ma perché andare a vedere sul manuale? Perché ce l'hai tu. 6 metri dal punto che scegli di raggio. Quindi sono 12 metri di diametro. Ok, considerate che sono intorno a voi, e siete qua. Riesci a prendere, se vuoi, una parte. Devi concentrarti su alcuni. Tipo puoi prendere i due unani e un paio di umani. L'elfo e no, un paio di umani. L'elfo ho imparato la volta scorsa. Puoi prendere i due nani e un paio di umani. I due nani e un paio di umani. I due nani e un paio gli di umani. Gli altri due umani rimangono fuori. Ma un nano non conta perché è inconscious. E non c'entra niente. Sì, non c'entra nel... No, c'è scritto. Nel conteggio. Sì, ah, c'è scritto. Ok, quindi un nano... Due umani e al pelo non prendi, cioè prendi un paio delle riserve che si stanno avvicinando. Vabbè, quello. Tira. È un 8? Sì. Ok, tanti allora. 10, 24, 28. Allora, le due riserve che si sono avvicinate cadono faccia a terra perché hanno un punto ferita. Quindi due riserve sono addormentate. E quanto quindi rimane? 26. 26, cioè era il nano e i due umani. Sono più pacco i due umani. Ne è 18. L'altro è ferito. Sì. Cadono tutti e tre addormentati. Nice. È rimasto il veterano, uno degli umani, ancora in piedi, e l'elfo, più le riserve che però due si sono cadute addormentate, altre stanno ancora armeggiando perché non erano pronte. E ci sono gli gnomi che stanno... per andare di addosso. Oh, prima di dirgli non ha funzionato. Portale. Elfo! Elfo fa. Pensi di aver preso qualcosa di mio? Beh, mi hai fatto solo un favore. Gornatagot! Osfakarnas! Inizia a recitare parole.
e non succede assolutamente niente. Perché l'ho messo nella forza conservante. Nice! Ognas! Nigmatarkastol! Io lo guardo fisso e vedi gli che gli vengono tipo gli occhi, si accendono un po', gli vengono delle venazze sul collo, mentre Ognas! E non ce ne fa. Perché? Cosa sei? Non fa bene prendersela così tanto, sai? E io lì dietro nel lago. No, bello quando ha fatto l'azione, mette la borsa conservante e faccio cazzo, perfetto, è perfetto. Gli umani, a questo punto, il veterano farà una prova di intelligenza perché è molto sveglio. E purtroppo ha fatto anche con più 3, ha fatto 9. Faceva 12 o più, sapeva che gli dava una botta e lo svegliava. Quindi il veterano picchia il più pericoloso, il più pericoloso. Ah, bella. Più pericoloso picchia te per il momento. Venga. Preso. Beh, oddio. Ho tirati giù 5, non so se. Preso col primo. Però non sono morti. E vedi che strilla in comune, che lo capite in parte, quello umano sta strillando: ignorate gli gnomi! Concentratevi sulle lucertole! E ti ha preso col primo, sono 7 danni. Salve. Anche lui riesce in parte a deviare la lama, però deviandola ti si incricca una giuntura. Sta iniziando a perdere un po' di forma, ma sei ancora in piedi. Questo era l'umano. L'altro umano invece picchia te. Fumble. 5. Direi di no. E concentrazione pure sonno. Ne sa. Se ti picchiava, devi fare la prova di concentrazione. Ah. Per non perderlo, però non t'ha preso, quindi. Ah. Ero rimasto solo. No, dico doppia sfiga. Perché t'ho mancato. I nani sono addormentati, quello invece no, non è neanche concentrazione, dura un minuto. Il nano che sta morendo farà il tiro salvezza e lo passa, quindi si sta iniziando a stabilizzare. Scat! Aspetta, le riserve provano a tirare. Non c'ero alcune. Io prima di nani, scat. Ah, umani, sir, giusto. Ok. Io guardo... Tu vedi i nani che stanno, uno è per terra morente, l'altro è addormentato, vedi le riserve che stanno, alcune attaccando gli gnomi e altre stanno caricando delle frecce per scagliarle un po' a cazzo nel mucchio dove siete voi. Io guardo... Hanno visto tutti cadere, senza motivo. Io guardo l'elfo dritto... Mentre sta facendo... E gli dico... Io te l'ho detto già 2 volte che dovevi arrenderti... Non l'hai fatto, e adesso ciò che è tuo è mio, e ciò che non è ancora tuo sarà mio lo stesso. E gli lancio un'altra. Si copre con la mano sinistra, si copre la fronte. colpisce, si copre la fronte mentre sta ancora recitando le parole perché ci ha preso già 2 pietre in faccia. Vai nei gioielli. Uso un altro sacchetto munizione più 1. Ok. Anzi, no, meglio ancora, uso un'altra di quelle benedette. Ok. Rifacendo Searing Smite, così se caso prende fuoco, e lo attacco. Dove lo miri per flavor? Ai pantaloni. Ok, vai. I suoi pantaloni saranno miei. Non c'è bisogno che miri dove vuoi colpire. Sì, non importa, dove devi fare ma il è danno. Per gusto vai. Mio personale. Hai il vantaggio perché c'è uno in corpo a corpo. Per fortuna, perché questo era un 2. E l'altro è un 4. Merda. E ho già usato il più 10. Vedi che il proiettile lo sta per colpire. Lui, con una manovra di quasi semi breakdance, fa una specie di spazzata nella sabbia ancora da mezzo prono e si rialza dall'altra parte, evitando il proiettile che si conficca e ti ritrovi in mano dei granelli di sabbia. Però se li smite è ancora attivo perché non l'ho colpito. Fai altro? Beh, c'è qualcuno vicino a me che mi picchi se mi muovo verso l'elfo. Vicino a te potrebbe arrivarci uno degli umani, non il veterano. Mi muovo verso l'elfo. 6. Ti prende proprio l'armatura e nel frattempo vedi che viene schiacciato faccia a terra dal capibara che ti sta inseguendo, saltellando lievemente perché sei un po' infastidito dai rumori. Dopo Sir sta i nani che hanno picchiato, Scat, Undonal e Krukatog insieme alle riserve che tirano a caso. Fate un tiro salvezza sui riflessi. Se tirano a caso tutti. Io faccio tutti la reazione. Ok, tu puoi fare quella. 18 e 2, 20. Idem.
20 in totale? Sì, 20 in totale. Tu subisci 2 danni. Mm-hmm. Tu ne subisci 1. Vedete un 5-6 frecce che passano proprio in mezzo. Fortunatamente voi siete quelli ancora in piedi, quindi prendono principalmente voi. Alcune graffiano tipo il veterano di fianco. Riuscite a schivarle in parte o a coprirvi con lo scudo, vi fanno solo qualche ferita di striscio. 16. Mi prendono il gatto di 16 striscio di blocco. Ah, non mi ricordo se col blocco subiresti 2 danni. Sì, no, puoi spendere un ki e lanciarli. Perché hai superato un certo tot. Hai parato tutti i danni. Quindi tre frecce che stavano arrivando verso di te, hai fatto tipo due tra due dita di una mano e l'altra l'hai bloccata dall'altra parte. Se vuoi puoi spendere un ki per ritirarle. Puoi già farlo al terzo, mi sa, no? È proprio Deflect Missile di base. Sì, mi sembra anche a me, non mi ricordavo più la regola esatta. Credo che fosse il base di Deflect Missile. Spendendo un key sì, point puoi fare un attacco ranged con l'arma. Sì, diciamo che rifai più o meno la loro stessa cosa. Tiri a caso in mezzo al gruppo, perché sono un po'. Tira e tiri con la competenza. Fai tre tiri per colpire. Una 19 di dado particolare, non è proprio nelle regole, dai, preso. C'hanno 18 di dado. Minchia, no, le rilancio indietro la costruzione a cena town. Uno lo prende in petto e fa tipo fanno male e cade per terra secco. Un altro lo prende in fronte e vedi uno degli gnomi che gli salta al collo e inizia a mangiarlo. Schifo. È questione di riflessi. E proprio vedi alla quasi velociraptor, lo colpisci in fronte, cade per terra e vedi ognuno subito e gli salta al collo e inizia a dare i mozzi. E piede riesce un artiglio. No. E non andate nella sabbia alta. Il terzo invece vedi che parte lo manca. Ah, però comunque tocca a me. Una delle riserve si gira e inizia a scappare nel deserto. Ignome. Scatta. Io mi ho di fronte al veterano in tutto questo, le frecce le ho lanciate tra le sue gambe per rispedirle indietro. Hai colpito? Sei sicuro? Ciò che è suo è tuo, prendigliele! Va bene! Suona il campanaccio. Uppercut al veterano. Vai. Quello che si è già preso due Eldritch Blast in petto. E non posso fargli il Fury, ma dovrei avere... Ehi, è mio quello! Mentre sta caricando la terza Eldritch Blast. 17. Aspetta, qua è col vantaggio, magari. No, va. Preso. Spendi il key? In teoria il secondo attacco dovrei averlo di base, perché mi ha indicato sì. Extra. Sì, sì, sì. Non ha però key da senza key. Col key ne avrei due. Sì. Qua invece tanto ah, era col vantaggio, ok. Quanto hai preso con la seconda? 16. In totale? Ma ho fatto 13. No, 13. 19. Ha preso con tutte e due. Doppia raffica in mezzo alle balle. Che le danni? Che male. Sto immaginando una. Una per testicolo. Molto male. Oh, un certo lato. E cade faccia a terra tenendosi e dopo un istante perde i sensi. Non ne rimangono molti! Beh, ma che cosa ci aspettavamo? Sono umani, elfi e nani! Altri due delle reclute vedono la scena, ma non scappano. Undonal spara un Eldritch Blast a questo punto sull'elfo. Sembra giusto. 15 lo prende, perché senza armatura. Vabbè, no, andato dove avevo fatto 7 danni. Aia. Anche questa sul petto. Altro centro. E che si sta. Hai vinto uno sacchiotto d'umano. Sta. E con l'idea, immaginate, di una bestia che sta per scappare. Chi sta? Me. Balestra. Su. Sull'elfo. Dai. Sì, accaniamoci. Ok, ci aggiungo i 2 di 4 di favorito del dio. Ok. Cioè, di 4, ti riaccendi un secondo, vedi gli gnomi che si girano, fanno ti spegni subito. 1 3 4 7 11 11 4 15 preciso 11 preciso. Vai, tira danni. 4 danni. Gli si pianta la cosa nella sala, fa
Che cazzo sta succedendo? È una faccia che si sta chiedendo che cazzo, non è così che doveva andare. Non è normale. Sta a lui. Sta a lui che si gira e inizia a scappare. Facendo disengage. Quindi si muove. No, no, un cazzo, corre il doppio. Tu ce l'hai no, perché sei ranged. Ma io mi ero avvicinato alla fine. Ma non puoi fare attenzione quella di ranged. Ma io ho anche una mazza. Sì, diciamo che ce l'hai sempre a portata per queste evenienze. Se vuoi puoi fare un attacco con quella. Con le tue azioni. No, anche, anche se ring smite, quindi prende anche fuoco. Magari. Però non è il vento, ah! Adesso che non c'è nessuno più in corpo a corpo. 10. Lo prendi quasi sul ginocchio, lo colpisci di lato, ma riesce in parte a attutire il colpo facendo una piroetta e inizia a correre una ventina di metri nel deserto. Dopo sta gli umani. No. Sta gli umani prima. Sì. Ah, sta gli umani prima, peccato. Gli umani... due, è rimasto uno solo. Stai picchiando, si avvicina a te e prova a buttarti a terra. Prova di atletica contrapposta. O tu puoi dare acrobazia se vuoi. Acrobazia. 18. Mi butta a terra. Puff, ti butta a terra. E si prepara poi per venirti sopra e prenderti a... Al momento sembra abbastanza spaventato da quello che sta succedendo. Quindi col pomo sta cercando di spaccarti il cranio. Ma sta a te prima. Che me ne frego, mi giro. Aspetta il veterano. E sniper da terra faccio un colpo con la fionda verso l'elfo. Così ne smite ancora. Fionda è male o più uno? Più uno perché non ho altre munizioni. Il munizioni. In tiro in teoria è compaiono, più due perché compaiono piatti. Delle scintille infuocate. Parte. No, non vale, non vale. Non voglio nemmeno sapere così. Prendo la 15. Tondo. Preso. Allora, i dadi da 4 adesso sono finiti. Eccolo là. Ti danni fai? Faccio 5 danni della... 6 danni della cosa. E poi fai il tiro salvezza su Costituzione. Ci sono rimasti 3 punti feriti. Fai il tiro salvezza. Costituzione ha più 1. Deve fare... poco. Ma non, non così, così poco. Poco. Dado da 6. Ce li hai tu. Olè! Vedi l'aria che si diventa rarefatta per un istante. Puff, lo prende nella schiena. C'è una fiammata di luce sacra. E senti mentre cade faccia a terra con tutta la schiena incenerita. E sta ancora andando morente. A fuoco tra l'altro. Sì, orecchie del forrosto. E sta bruciando. L'unico elfo buono è quello arrosto. Sì. A questo punto metà delle reclute iniziano a scappare, ne sono rimaste 4-5 più gli addormentati, e quella che stava scappando in lontananza senti una voce che dice tu non vai da nessuna parte più, e sparisce nella sabbia. Grandi gli gnomi. Abbiamo i vermi di dune. O i tremors. Gli gnomi intanto hanno fatto a pezzi un'altra delle regole. Vedi che praticamente una volta che hanno buttato uno a terra, gli altri si convergono e iniziano a farla a pezzi divorandoli, perché sono notoriamente carnivori. Carnivori soprattutto amano la carne di elfo. Per quello le lucertole non gli imparano, gli entusiasmano tanto, è proprio completamente diversa. Mangiano principalmente umani halfling, gli altri sono una delicatezza. E sta iniziando a scappare, diciamo adesso per non perdere tempo, quello che volete ripulire lo ripulite facilmente. Ok, stavo fatti per e altri stanno cercando di scappare. Devo prendere donazioni per quelli che stanno continuando a correre, li lasciate correre, fate qualcosa all'elfo, lo spegnete o lo lasciate morire bruciato. Lo lascio morire bruciato. Si carbonizza piano piano. Ah, io però e poi taglio le orecchie per macinare. Una delle reclute che sta scappando, siccome in teoria corro più di loro. Ok. Nel frattempo vedi altre che spariscono nella sabbia, altre 5-6 riescono riuscite a scappare, ma probabilmente nel deserto se non trovano l'esercito, avendo lasciato qua gli zaini e tutto, chissà quanto durano, e gli altri sono tutti morti. E io uno prima che riesca a scappare abbastanza o che venga preso da uno gnomo, o anche sì, no, a un certo punto gli gnomi si sono dispersi, dopo vi siete girati
e non c'erano più gli gnomi, c'erano solo cadaveri in giro e pezzi di interiore. Ci riuscivo per caso correndo di più a afferrarne, afferrare una delle reclute? Sì, sì, una regola la riesci a prendere tranquillamente. Basta, per prenderla. Tu hai visto prima di sparire uno degli gnomi si avvicina da te, ti ha guardato male e fa niente fuoco! E se ne è sparito. Stavo notando tra l'altro che l'extra attack in teoria ce l'ho al quinto. No, ma quella è extra. Ah, quindi a un certo punto avrei 4 attacchi? Sì, col chi sì. Beh, ti costa il punto chi. Se no, di base uno che fa dual wield c'ha 2 attacchi. Il vantaggio tuo è che aggiungi il modificatore entrambi. Però tiri di meno all'inizio, adesso non da 4 tu. Okay. Tu devi colpire, se uno attacca con una spada lunga andando da 8. Comunque, lui tu riesci a recuperare una recluta, altro che volete fare, quelli che scappano li lasciate scappare. Vado a vedere se morire. Elfo ha qualche cosa e gli prendo i pantaloni perché ho deciso che devono essere miei. Io ok. Gli Pantaloni. E lo lascio andare mentre va a fuoco, cioè proprio. Ok, sono un po' bruciacchiati. I pantaloni sono un po' bruciacchiati, ma recuperati in un certo modo, possono essere usati in qualche modo. L'elfo addosso ha, ti rendi conto, in una tasca alcune monete. Ci sono circa, tra tutto quello che c'è in giro, segnatevi, tra gente ci sono una cinquantina di monete d'oro. Tra 12 cui, monete. La maggior parte ce le aveva il veterano e l'elfo. E una delle reclute in un calzino prima che gli venisse strappata il piede morsi da un gnomo. Nella carneficina e tutto il resto, se volete, ci sono armature, roba non di ma grande no. qualità, ma l'elfo non ha nient'altro di particolare. Ok, mi intasco i pantaloni dell'elfo. Ok, segnateli. Che metto nel libro insieme che a... tra l'altro questo era l'assistente personale di Elfagor. Bene. Il portaborse, diciamo. Che pippa! Gli hai tolto l'artefatto demoniaco subito. Prima cosa che ho fatto. Che poi poteva usarlo per evocare roba anche se ce l'avevi addosso tu. Non sei in un altro piano. È la fortuna kobolda. E diciamo che mentre i koboldi iniziano a saccheggiare e a trovare la roba utile, lasciando le cose che hanno veramente valore a parte le monete e prendendo le cose, oh interessante, questo c'è un orecchino l'elfo, questo è interessante, glielo strappi. Assolutamente sì. No, l'orecchino è già mio, ho tagliato l'orecchino, giusto, ti vedi, oh, e sto macinando. Ci metti un po' di cafferano, ovviamente, e mentre l'odore del cafferano si spande sulla carneficina fatta dagli gnomi, tieni il fuoco basso perché intravedi la sabbia ogni tanto che si muove. Quindi sì. Lo tieni basso. Elfo arrosto, è buono qui. Sì. È buono io qui. Io sto portando legato come un salame la recluta verso il fuoco. E avremo delle risposte. L'inquadratura, secondo me, adesso è dall'alto che si sta alzando, tipo. Scream, perché? Perché quando si allarga il quadro verso l'alto e si vede, tu che stai scrudo, stavo dicendo. Tu che stai trascinando la regola e fa, non uccidermi, non fare, non torturarmi, verso il fuoco mentre loro saccheggiano, lui sta cucinando, lui sta saccheggiando, facendo qualche preghiera e l'altro si sta allenando a tirare Eldritch Blast sul cadavere del veterano. O sta ammazzando tutti quelli che sono addormentati. Ah sì, con gli Eldritch Blast. E direi che qui possiamo finire. Ah, i coboldi. Quello che avete ascoltato. Ho fatto dei tiri di merda, eh. Sì. Perché pensavo che almeno uno di voi, un pelo, con tutti gli attacchi che vi facevano, giù ci andasse un minimo. Minchia, davvero. Io veramente ho preso un punto ferito. Io ho preso un punto ferito. E tu c'hai un botto di CA. Io ne ho presi 15. Hai fatto bene a tirare l'attenzione all'inizio. Tu ce ne avevi un botto. Lui non l'hanno attaccato tanto. E poi la tenuta addormentata. Ho fatto 2, 3, 5, 3, 2. Impari un po' con Claudio. Però se li faccio io che uso cattivi, è un problema. Prima di chiudere, ti curo di 10. Così, a gratis. No, beh, beh sì, no, considerate che in teoria potete fare uno short rest e poi. Ah, vabbè. Diciamo che li cancello già adesso, la prossima volta. Vai. Comunque, quello che avete ascoltato era Fumble. Abbiamo giocato a Koboldi usando Dungeons and Dragons quinta edizione. Se chissà poi non se ce ne sarà un'altra, oppure il destino dei Koboldi riprenderà in futuro. Chissà quando ce ne sarà un'altra, non se ce ne sarà un'altra, ci sarà sicuramente un'altra. Se vi piace Dungeons and Dragons quinta edizione, sapete che non è tutto come l'abbiamo giocato stasera, delle volte è molto più epico, ma delle volte è così divertente. Cioè, sì, chiaramente. La cosa bella secondo me è che per la parte quella degli elfi eccetera è molto epico. Cioè per loro, dal loro punto di vista, il problema è che anche in una parte epica ogni tanto puoi trovare, se c'è qualcuno che c'ha i vantaggi, il nepotismo, soprattutto sono i personaggi giocanti.
Però c'è anche da dire che non è che abbiamo fatto chissà quali strappi alle regole. No, abbiamo semplicemente fatto i coboldi. Che è una tattica vincente, a quanto pare. Sì, indubbiamente. No, più che altro ripaga sempre. Esatto. Perché c'era una quantità di merda in questa situazione enorme. Sì, ma infatti la mia... È che non la vedi, tu vai avanti dritto. Non sono stati coboldi, sono circostanze sconosciute. Esatto, soffitti sconosciuti. Okay. Ero abbastanza convinto, in effetti, che era il caso di evitare lo scontro, perché erano tanti proprio... Non era da evitare, era in teoria da andare voi con la sorpresa, perché ovviamente lo immaginavo che avesse caricato a testa bassa, perché non è un'avventura normale. E pensa, non abbiamo nemmeno caricato. No, sono loro che hanno detto fatto la trappola. E difatti vedi, l'uomo però il più saggio è stato l'umano, che gli ha detto all'elfo: ma non sarebbe stato meglio prendermi di sorpresa invece di dirgli consegnate le armi? Il grosso errore di sottovalutare i coboldi, che sono piccoli, teneri, e soprattutto dai, una cosa del genere ti dice: consegnate voi le armi e noi vi lasceremo forse vivere. Ridi, dai. Sì, come fa? Ridi, il problema è che poi non ridi più. No. Soprattutto se ti mimichi gli gnomi. Esatto. Gli gnomi sono davvero bella. Gli gnomi sono molto belli. Dungeons & Dragons lo potete comprare passando dal link che trovate nelle note di questa puntata su fumblegdr.it. Se vi siamo piaciuti potete diventare soci di QWERTY e fare quindi una donazione. Potete fare una donazione libera anche se siete già soci. Potete regalarci qualcosa dalla wishlist, come hanno già fatto un bel po' di persone, e li ringraziamo tanto. Potete farci anche delle donazioni di cose che non sono nella wishlist ma ritenete che dobbiamo avere, tipo i cioccolatini al Kirsch, che ne sono arrivati altri. Oh, e grazie ancora. Potete anche fare delle cose che non c'entrano con i soldi. Ad esempio, potete andare a condividere questo video o questo podcast, se ci state ascoltando in audio, su tutti i social che conoscete. Non fatelo però se avete amici che vogliono la parte quella epica, fateli a sentire qualche altra stagione. Esatto, andate a sentire Clotos per la parte epica. Oppure se volete la parte quella lì, secondo me la più bella nostra, poi di parte, perché personale horror eccetera, andate a sentirvi Strange Wyoming. Concordo. Strange Wyoming secondo me è andata molto bene. Se invece volete qualcosa horror ma più seria, andate ad ascoltare Frate Flanagan. Più seria. Se volete qualcosa... È l'angelo della follia, questo sì. È l'angelo, l'angelo della follia. Se invece volete qualche cosa di horror a cui non abbiamo ancora giocato, continuate ad ascoltare Fumble nelle prossime settimane, perché tra un paio di settimane giocheremo a Memento Mori. Ricorda che devi morire. Esatto, dopo la fine di Warhammer giocheremo a Memento Mori, che è un gioco italiano edito dalla Raven e di cui avremo qua il creatore. Mi emoziono. Emozionati. E poi spendo tutto il mana all'inizio come scintilla. Non c'è il mana e ci sono gli approcci però. Quindi spendo tutti gli approcci. Esatto, potresti diventare super corrotto. Come Kribug. Quelli sono approcci in un altro senso. Noi ci sentiamo settimana prossima con l'ultima puntata di Warhammer, yeah, di questa campagna. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Il vantaggio che lui può dire l'ultima puntata di Warhammer, perché se fossero coboldi non potrebbe mai saperlo, a meno che non ci ammazzi tutti. Esatto. Ah, quella è impossibile. Ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Fumble! Buonanotte, grazie per averci ascoltato. E buon Natale! In anticipo o in ritardo? Boh, uguale, decidete voi. Ha ha ha.